Eccoci qua, sei in onda. Che succede? Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Sono grosso, ma non così, eh? Ora è stato un errore della telecamera, ora eccomi qua in tutto il mio splendore. Buonasera amici di Toscana TV, amici di Casa Viola, ci ritroviamo dopo la sbornia di Basilea per seguire una partita che per questo studio, per alcuni è importante, per alcuni no, ma insomma sarebbe bene almeno non perdere. La Fiorentina tra poco in campo a Torino con una formazione, come era prevedibile, ricca di... non le chiamerei alternative ma di riserve. Andiamo subito da Gabriele Calderon per scoprire quali sono gli 11 che sfideranno il Torino oggi. Gabriele. Buon pomeriggio Giacomo, buon pomeriggio ai telespettatori e a tutti gli ospiti in studio. Cominciamo con le formazioni partendo da quella della Fiorentina, 4-2-3-1, quello comandato da Vincenzo Italiano, ma tanto turnover a partire dal portiere perché gioca Cerofolini alla sua terza partita in Serie A con la maglia della Fiorentina. A destra Lorenzo Venuti, difensori centrali Quarta ed Igor, quindi turno di riposo per Milenkovic e attenzione anche a Ranieri perché il suo scarso minutaggio magari in questa partita può far pensare a una sua titolarità nella finale di Coppa Italia. Terzic a sinistra per dare fiato al capitano Cristiano Biraghi, a centrocampo Duncan e Mandragora con Amrabat che non è neanche tra i convocati, Sottil il match winner della gara contro il Basilea, Barak e Saponara alle spalle dell'unica punta Cristian Kwame con Cabrao che si siede in panchina con Bonaventura, mentre Nico Gonzalez anche lui come Amrabat non è nemmeno tra l'elenco dei convocati. Rapidamente la formazione del Torino comandato da mister Ivan Juric, uno dei nomi vicini anche ad allenare la Fiorentina quando poi venne scelto prima Gattuso e Italiano poi. Con l'aiuto della regia andiamo a vedere la formazione dei Granata, eccola qua, Sergej Milinkovic-Savic, o meglio il fratello Vania Milinkovic-Savic tra i pali, Gigi Schurze, buongiorno, in linea difensiva, centrocampo a 4 con Singor, Ricci, Ilic e Riccardo Rodriguez sulla sinistra, Vlasic e Caramò alle spalle dell'unica punta Antonio Sanabria. Ebbene, vediamo un po' di capire come sarà la giornata di oggi, cominciando a dare il nostro ben trovato ai nostri eroi. Comincerei da Vittoria Orlando, ciao Vittoria. Ciao Giacomo, buon pomeriggio a tutti. Stefano Cecchi, ciao Stefano, ti vedo distratto oggi. Buon pomeriggio a tutti, io quando la Fiorentina gioca sono sempre attento, ci sono volte in cui sono più attento ancora, non è oggi il caso. Benissimo, e poi i nostri tecnici, Roberto Galbiati, ciao Roberto. Buon pomeriggio a tutti. E Sauro Fattori, ciao Sauro. Buongiorno. È tornato a trovarci un tifosissimo, forse no, vabbè, non si può fare la classifica di tifo, però David Ceccantini, ciao David. Ciao. Anche lui si è ricomposto dopo la serata di giovedì. Sì, da stamani sono ricomposto. Perché anche ieri è stata una giornata dura. Sì, ne parleremo perché poi questi ragazzi hanno fatto, ragazzi, anche te tu c'hai un'età ormai, questi signori hanno fatto una cosa molto bella ieri. Stefano, te intanto credo tu debba delle scuse, sì, a Vittorio Orlando. Sì, subito. Sì, la ringrazio, dammi 30 secondi, io mi devo scusare, posso avere un abbraccio? Oh, piano, non esagerare. Perché non so se avete visto, purtroppo sono girate le immagini di ciò che è successo dopo il 3-1 e io... E vi fa capire il mio tasso, lo posso dire, di rincoglionimento. Sul gol ho perso il capo e sono corso a abbracciare Giacomo, dimenticandomi di Vittoria. E questo racconta ciò che succede con la Fiorentina, cioè si perde il senso della ragione, si perde il lume. Quindi chiedo io scusa. Io accetto le tue scuse, Stefano. Grazie, perché sarebbero sono imperdonabile, ma vi fa capire il mio tasso di rincoglionimento. Ma io volevo dire cose che non vorrei più vedere. Io ho visto i commenti. Ho visto i commenti sui social, appunto questi mezzi terribili, dicevano, ci dava solamente uno studio di rincoglioniti, appunto perché una bella ragazza e nessuno l'abbracciava. Intanto diciamo che noi avremmo abbracciato volentieri Vittoria, tenendo presente che io potrei essere né il padre e gli altri nonni, quindi noi abbiamo, come dire, anche bene il senso delle proporzioni in questo, certo, in questo no, studio. Poi posso dire una Prego. Cosa, cioè anche penso Vittoria sia contenta, nel senso... Si vede che è una ragazza tutta di un pezzo, cioè, una giornalista seria, grazie. Vittoria Orlandi, cioè, numero uno. Orlando. Ma posso fare una domanda? Ma come mai non hai voluto abbracciare noi due? Si faccia una domanda e si dia una risposta. Ho detto noi due. Una domanda e si dia una risposta. Poi adesso io vorrei difendere anche Galbiati, perché se io mi difendo da solo. No, perché tu ti difendi usando frasi del ventennio e ben. Allora, Galbiati. Allora, ci sono vari modi di esternare la propria felicità come la propria arrabbiatura. Cioè ci sono persone, come dire, che eccedono in un senso e in un altro, e persone invece che mantengono un certo aplomb, sia quando gioiscono che quando si arrabbiano. Allora, non avete mai visto Galbiati
esultare, ma neanche arrabbiarsi terribilmente quando abbiamo preso in giro per Confidenza, perché Calviati è un lombardo e quindi sono così. Lo possiamo dire il, come la chiamano in casa, per far capire il suo aplomb glaciale, no? Come la chiamano in casa? Non lo so. Piombo, perché è quest'uomo impassibile, refrattario alle emozioni. No, ti posso dire, sia che Piombo è quel marchio che c'è all'OVS che ho inventato io. No, lei la chiamano Piombo perché sembra impassibile al sentimento, ma noi sappiamo non è così, perché quindi è una persona amabile che sente. Non comunque, è uno... siccome Guerini, io sono qui ormai Guerini, sono qui da 10 anni, questo è una cosa, lui è qui, è giovane, è qui da ho un capito, anno solo. Però... quando la Fiorentina, a me quando mi toccano la mia squadra, quando io la Fiorentina fa 3-1 al 190 al 129esimo, io esultato. Sì, ho visto il sopracciglio, mi sono un po' alzato, viva gol. Però per dire, io quando ho iniziato ad andare allo stadio mi accompagnavo l'amico del mio babbo e era una persona molto, molto seria, per cui quando eravamo a maratona, quando segnava lui mi stritolava, ma non diceva nulla, cioè ognuno c'ha i suoi modi, quindi quando segnava io ero contento di subire questa cosa, perché comunque quella di Caffè aveva vinto. Mi ha chiamato il sindaco di Cernusco. Lascia perdere. No, mi ha detto che ha esultato tantissimo, vorrebbe riproporsi. Allora, noi siamo a un passo dall'andarci a Cernusco, non diciamo niente perché abbiamo il fioretto pronto, quindi tra l'altro a proposito di pullman, pulmini e mezzi come dire, colorati di viola, non so se la regia può farci vedere le foto che abbiamo avuto ieri, perché caro David, ieri voi avete fatto una cosa clamorosa, possiamo dire che su questo è un altro assist, cioè voi siete la benzina sul fuoco del Cecchi, perché questo guarda me è contento, è come quando a scuola per la prima volta mi interrogavano su una cosa, cioè la so, ma la ma anche Cecchi fra di noi è molto stimato, perché ha il senso, cioè quello che noi portiamo avanti, il senso di appartenenza. Ecco, vediamo questa vela, generalmente viene utilizzata per fare la pubblicità alle elezioni, insomma, per i politici oppure per i prodotti, invece qui c'è scritto grazie ragazzi, Firenze, famiglia e Fiorentina, questa vela l'avete fatta girare ieri per tutta Firenze. Sì. Perché? Allora, innanzitutto ci possano prendere per pazzi, però effettivamente al 120esimo, al gol che c'è stato, tutti si è esultato per il passaggio di turno, e questo lo voglio sottolineare. Il nostro capo, e non faccio il nome perché non vuole essere mai nominato. Però ha detto sì, sembra Matteo Messina Denaro. No, perché lo conosce tutta Firenze. È una persona squisita, un ragazzo d'oro, un ultras, è stato un grande ultras e ti contagia. Lui non era contento per la vittoria, ma lui ha sottolineato che la vera vittoria era vedere quello che a ogni tifoso fiorentino come i Cecchi è il sogno, cioè qui una squadra si è fermata per un tifoso, cioè vuol dire un senso appartenenza. Qui non si parla di una rosa di giocatori forti, scarsi o così, cioè qui si parla di un sentimento che per noi è molto importante, è stato dato un segnale, questo voglio dire, noi siamo contenti in questo periodo perché anche da parte della stampa, ma soprattutto la società, i tifosi, si sta creando una bella cosa. E noi non siamo abituati a vincere, perché l'ultima volta che si è vinto, quanto sono stati? 30 anni fa. 22, non ci buttiamo giù. 22. E le soddisfazioni nostre sono quei momenti lì. Poi si può andare a Praga, a Roma, forse tanti non saranno d'accordo e perdere. Però già il fatto di andare, già il fatto di vivere, io l'altra sera in questo studio ho vissuto una cosa che non pensavo mai di poter vivere in televisione. Cioè hai visto il sopracciglio di Gabbiati alzato? Sì, no, nel senso, è questa qui, le nostre vittorie sono queste. Ecco, e quindi noi si è dovuto ringraziare questi ragazzi, perché questi ragazzi hanno dimostrato poi che siano, ripeto, bravi, poco bravi, non è di sicuro una rosa eccezionale. Però posso permettermi, riraccontiamolo il fatto, esatto. perché ha ragione, è passato, siccome è stata talmente grossa l'offrire la vittoria, è passato quasi nascosto ciò che è successo quasi alla fine. No, più che altro Stefano, allora la cosa bella, a parte Venuti e tutti, il medico della Fiorentina. Scusa, interrompo, ricordiamo perché magari la Fiorentina ha segnato al 129esimo, perché? Perché la partita avrebbe dovuto finire 10 minuti prima, perché la gara è stata interrotta perché Venuti e tutta la Fiorentina si sono fermati. Biraghi era al calcio d'angolo, se non sbaglio. C'era Biraghi, sì. Biraghi, vorrei sottolineare che molte volte è messo, criticato così, cioè secondo me questo ragazzo
Se la squadra è unita in questa maniera vuol dire che c'è un comandante dentro e questo ragazzo è un vero professionista. Però comunque, almeno, a me, rivedendo l'immagine, cioè si vede che Biraghi si ferma e non avrebbe continuato se fosse successo qualcosa. E questi qui si stavano giocando a 9 minuti alla fine. La partita della vita. E le fermano, raccontiamo. Fermano il gioco fino a che non viene portata assistenza a questo tifoso perché ha avuto un valore perché e si è salvata la vita. Era la curva che ha chiamato la squadra, sì. Guardate, c'è uno che sta male e di fronte alla partita, il valore umano, c'è sempre il valore umano più alto. E il fatto che questi lo sentano è una cosa meravigliosa, è un senso di solidarietà che va oltre poi il risultato. Per fortuna so che il ragazzo sta bene, sì. Ma al di là di questo è il gesto straordinario di una squadra intera che dice no, noi non si gioca perché prima c'è la vita. E questo riportare alla realtà il calcio che spesso perde la misura, perché a volte anche quando si parla di battaglie, guerre, no, sono altre cose. Il calcio è un meraviglioso, c'è un termine terribile che hanno usato dai nostri colleghi, cioè, che è asfaltato, hanno asfaltato, una cosa terribile, sì, secondo me, no? Sì, ora io sono il re dell'esagerazione, di stare zitto, però insomma, asfaltare secondo me però è passato quasi inosservato perché è talmente stata la gioia e la vittoria che è un fatto veramente straordinario e epico. Che probabilmente se non c'era la semifinale, di se era una partita normale, era quello il punto di accedere. Diciamo che sono due le storie di questa Conference League che sono salite all'onore delle cronache. Questo è il tifoso del West Ham da solo, grandissimo, no? Che come no, gli spartani fermarono Serse, si è messo da solo a tenere a bada 100... Questi delinquenti della Z Alkmaar, tifosi, sfondano il cancello e vanno a picchiare in tribuna le famiglie, arriva questo signore veramente come Leonida, come alle Termopili, si mette davanti perché loro erano 100 tutti incappucciati, ma per salire la scala ne passava uno, massimo due, hai voglia di essere 100, e questo da solo si è messo lì e non li ha fatti passare per non picchiare le famiglie. Una cosa straordinaria, credo che in Inghilterra sia un eroe, c'ha 58 anni, è l'unico più grasso di me, sicuramente. Però, un uomo robusto. Detto tutto questo, torniamo al gesto della Fiorentina, poi andiamo sulla partita, perché voi avete girato con questa vela tutta Firenze proprio per ricordare a Firenze quello che è accaduto, cioè per celebrare non la vittoria della squadra ma questo gesto. Per ringraziarli, e si è avuto fortuna perché noi siamo partiti da Terranuova Bracciolini e a Figline c'è partita una vela subito, che si è dovuto fare un pit stop di 2 ore perché è venuta la serigrafia che ha ristampato il coso, ce l'ha rincollato. Che abbiamo ritardato e fatto ha voluto che passando da Piazza Alberti alla rotonda, sulla destra con la macchina c'era Terracciano, no. Che al primo semaforo Pietro ci ha suonato, si è fermato, ha buttato giù il finestrino, ci ha ringraziato, che ci ha detto venite lì ai Campini perché si parte, dice, con la cosa, che siamo andati lì. E la squadra ha potuto fare la foto con... cioè proprio si è avuto un fortuna, culo. Vabbè. I brividi. Di che si parla? Sono entrati anche in ZTL, ma autorizzati, giusto? No, poi no, non siamo entrati perché c'era traffico, che siamo passati da Via Nazionale, però è stato bellino, molto bello. Ecco qua, vediamo la squadra con... guarda bella, c'è che ho la vela. Di che si dà già vista? Di che si parla? Cioè, quello è il senso d'orgoglio, è un senso che spinge a fare cose meravigliose. Poi si va a fare le finali, magari le si perdono, ma continua a esserci quella cosa che, lo riassumo un vecchio detto, nessuna carovana ha mai raggiunto il suo miraggio, ma se non ci fosse il miraggio le carovane non partono. Noi siamo questi. Questo è un western. Non è un western, credo sia, non so chi sia l'autore, ma ha un senso. Noi sappiamo che la vittoria è difficilissima, ma si parte sempre, perché? Perché è bello viaggiare insieme, è bello fare queste cose qua, è bello ritrovarsi insieme in una comunità che ti fa a prescindere dalla vittoria. Poi si può vincere, certo si può vincere, ci mancherebbe altro, chi è che non vuol vincere? Ma non deve essere quello il totem, c'è altro che accompagna il tifare una squadra, e secondo me noi fiorentini si dimostra meraviglia questa idea qua. Ecco. Anche perché si vince tantissimo, perché noi siamo proprio un bel esempio. Siamo un bel esempio perché non si soffre tanto. Sì, ma sono tante le squadre così. Sì, sono tante tifoserie belle. Voglio dire, oggi giochiamo al Torino.
simpatico o non simpatico, alta tifoseria, che quanta sofferenza e malinconia. Ci battono. Forse ci battono, no, forse ci battono. Eppure sono sempre lì a tifare e vivono in una città in cui la squadra accanto è più facile tifare la squadra accanto. Sicuramente. Ma loro perché tifano Granata? Perché hanno le idee probabilmente come noi. Questo senso d'appartenenza, questo culto dell'identità, questa idea che la vittoria è bellissima non può essere il motore che spinge alla tifoseria. Quindi io al Torino li voglio bene, a parte sì. Oggi gioco contro... Noi abbiamo un gemellaggio con il Torino, se non mi sbaglio, no? Sì, abbiamo un gemellaggio... Sì, un gemellaggio... Sì, come è stato? Siamo contro le strisce, che non c'è problema. No, ma successe due episodi, sì. Purtroppo successe, vi ricordate? Sì, Alonso, ma nell'ambito della tifoseria... Sì, sono dettagli, Però insomma... Rimane sempre fra Cairo e Juric, non so chi mi sta più antipatico, ma un altro fra chi? Discorso tra Cairo e Juric. Ma che c'entra? Loro passano, il Torino resta. In questo momento sono loro, io ne posso dire. Ma detto questo, volevo chiedere ai giocatori, agli ex giocatori, Galbiati e Fattori. Spesso si dice, no, anche abusando di luoghi comuni, quanto è importante un gruppo, no? Perché se una squadra rema tutta dalla stessa parte, indipendentemente da chi giochi, a tre partite sostanzialmente alla fine della stagione possiamo dire che questa cosa si percepisce. E questo forse ha permesso alla Fiorentina di raggiungere questi risultati. Come, io non so come pensa Roberto, ma io penso sempre che i risultati aiutano a far famiglia. Però c'è stato un momento in cui i risultati non c'erano. C'è stato, sì, infatti, probabilmente lì abbiamo riscoperto dei valori, probabilmente questi valori ci hanno dato una mano a uscirne fuori. Questo non lo possiamo sapere, lo sanno solo loro dentro, noi fuori ne sappiamo il giusto. Però sicuramente poi, sai benissimo, insomma, i risultati ti fanno essere molto più apprezzato in tutte le cose che fai, e tolto il fatto che quella cosa lì l'avremmo fatta, sono convinto, anche se perdevamo 3-0. Roberto, te che dici? Sono d'accordo con Sali, i risultati sono un grosso vantaggio, però sicuramente qualche piccola inclinatura anche in questo bel gruppo c'è stata, inutile nasconderci, perché anche il fatto di Jovic, prima del mondiale qualche cosa c'era, se vi ricordate anche Bonaventura quando fece quella, perciò sono stati bravi a, non diciamo a mettere in disparte, ma a risolvere queste piccole problematiche e poi trovarsi a essere un gruppo unito come lo è adesso, anche se un piccolo appunto bisognerebbe farlo, oggi vediamo che gioca Terzic e non Jovic. Io non credo che sia perché qua me è più in forma di Jovic, perché sinceramente Jovic e Basilea in un 20 minuti ha tirato tre volte in porta, mentre qua me, Gabriel non ha mai tirato. Perciò insomma, qualche piccola... Non ti c'è qualcosa, non ti c'è. Qualcosa non torna, ecco. Poi dopo il gruppo è un ottimo gruppo. Allora, detto questo, nessuno l'ha detto, lo dico io perché Fattori non lo dirà mai, ma ricordiamo che la Fiorentina... era sostanzialmente la qualificazione era alla pari, poi entrava Mandragora e la Fiorentina segna il gol. questo va detto, no? Perché questo è accaduto. Ora mi dispiace, oggi gioca, non so se poi lo ripresenterà. Se gioca oggi non lo ripresenta. Se gioca però, oggi, però mi fa un po' di dispiacere. Secondo me gioca oggi perché penso che per l'allenatore sia importante questa partita qui, più di quella della finale. No, gioca oggi perché Castrovilli sta molto bene. Castrovilli ha giocato bene. Comunque, ragazzi... Sì, però mi dispiace il fatto che... Cioè, poi Mandragora magari non ha giocato, che magari non lo tiene neanche in condizione. Vi vorrei dire una cosa, ma vorrei dirla perché scatenerei una discussione assurda in questo momento, però la dio, ma poi se ne ripara. Perché secondo me rigiocherà col centrocampo a tre, siccome l'Inter c'è centrocampo a tre, gioca un Barak, Buonaventura e Castrovilli. Ne parleremo. Vittoria, questo è uno sconto diretto per questa corsa a questo ottavo posto che insomma potrebbe voler dire qualcosa, sicuramente vuol dire per la Coppa Italia, perché se non arriva ottavo salta un turno e poi non si sa mai, visto appunto quello che potrebbe succedere per quanto riguarda la giustizia sportiva. No, ci tengono in molti, il Monza ha lanciato la fuga ieri vincendo a Sassuolo, il Genoa e il Bologna pure perché ha vinto, sì. Ha vinto facile a Cremona e poi ci sono Torino e Fiorentina. È una bella corsa, non è la priorità della Fiorentina, perché adesso ci sono due finali incredibili, Conference, Coppa Italia e Conference, però è giusto secondo me mantenere un po' di concentrazione anche sul campionato, penso che sia corretto perché poi il calcio è strano, va bene che vai a giocare due finali, però non puoi assolutamente sapere come andrà a finire perché vai ad affrontare due avversari molto, molto forti. E quindi insomma la Fiorentina oggi deve fare il 100%, anche perché se ricordate la partita dell'andata contro il Torino fu una delle peggiori forse della Fiorentina. Un paio di persone si addormentarono in questo studio. Sì, una partita di quelli. Una partita terribile. Forse la peggiore, sì, è vero.
Poi arrivò il Bologna, era il periodo in cui la Fiorentina, sì, ricordate? Era, sì, nel periodo fece più due punti in sei partite. Comunque volevo dire un attimino a Guerrini, a Giacomo, che noi giocheremo sicuramente 4-2-3-1 contro, no, ma ora io contro l'Inter per un motivo, per un motivo. Che loro un regista ce l'hanno e noi andremo a prenderglielo. Noi un regista non l'abbiamo, che bene fanno a meno, insomma. Bene, vedremo mercoledì. Perché spesso si parla specchio, ma lo specchio non è 4-3-3, 4-3-3. Invece io sono 4-3-3, 4-2-3-1. E lo specchio si va a unire. Invece secondo me ha ragione Guerini stavolta. Oh, visto? Vabbè, allora lascia perdere. Vittor... No, però uno sull'uomo lo mette assolutamente. Allora fa 4-2-3-1 per forza. O che sia Cialanoglu, va a marcare, fa ma marcare due, mette non ci due. Portiamo avanti, che c'è la partita di Torino importante. Vittorio, arrivano le prime dichiarazioni, sì, dallo grande Torino, siamo così giusto lo stadio. Le parole di Sottil, che ha detto: abbiamo giocato tantissime partite in pochi giorni. Lui quest'anno, no. Oggi dobbiamo pensare. Lui avrà giocato in partite tutto l'anno. Ma perché la interrompe? No, scusa. Oggi dobbiamo pensare alla gara contro il Torino, non all'Inter. In finale servirà una grandissima concentrazione e una gran voglia di vincere. Sarà importante recuperare energie fisiche e mentali. Vabbè, questa parola. Già, non voleva interrompere la vittoria, voleva interrompere Sottil. No, voglio dire. Allora, vogliamo dire una cosa, Sottil, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, non è un problema, non è un problema. E siamo a oggi fa gol, Sottil. Speriamo, io me l'auguro. Non nella nostra porta. Allora, Garbiati, veramente, chi si fa Sottil fatica. Saponara? È veramente... Ma chi gioca? Gioca Sottil e Saponara. E chi gioca? A destra Sottil e a sinistra. Scusa, sei connesso o no? No, stavo pensando, no, siccome... E c'è che no, stai pensando a destra. No, con come centravanti pensavo che giocava come giocavano... Almeno lo allena a fare un po' di cross. Tra l'altro, perché sotto la destra è la prima volta giocherebbe. Sì, però secondo me non pensa, no, come lui vediamo. Si esprime è, una pa- è un ruolo magari di giocava Saponara a destra, magari ci aveva messo la fascia e Saponara a falso 9. Magari così ora mi volevo montare, certo, una battuta, bravo, beh, no è una battuta, tecnicamente non è male un'idea, esatto. Si ragazzi, vede che sei tatticamente perfetto. Io avrei potuto fare il corso, il supercorso Verciano di tacco, e che andava bene non volevo farlo. Allora Davide, questa partita, vabbè, chiaramente sono più importanti le prossime. Ricordiamo la Fiorentina in corsa per il triplete, Conference, Coppa Italia, retrocessione della Juve in B. Però, no, arrivare ottavi ci aiuterebbe. Sì. Insomma, io vorrei vincerla oggi, dico la verità. Di sicuro. Speriamo però di passare da un'altra via. Ormai su due si spera una. Più, vabbè. Quella, ragazzi, la Coppa Italia sulla carta è proibitiva. Sì, sulla però carta sai, la Coppa Italia è proibitiva. No, ce l'ha a fare, ce l'ha a fare. No, vabbè, nulla non si può dire, una partita secca, devono andare tutte bene. Cioè in quella sera deve andare. Già è persa. Quella lì. No, ma la cosa bella comunque vincere la Coppa Europea sarebbe. Arrivarci, sì, attraverso la Coppa Europea sarebbe più bello, dai. Sì. Però perché con me, secondo me, con l'Inter c'è più. Sicuramente Inter West Ham, l'Inter è più forte. Sì. No, vorrebbe ora, questo se no, ragazzi. Te secondo me spero dei soldi inutilmente andare a Roma. Potevi andare a Praga, era meglio. Magari manca a Praga. Lei potrebbe andare anche a Praga. Lei faccia i viaggi suoi. I viaggi suoi. Ecco, perfetto. No, perché è più facile vincere a Praga che con l'Inter, dicevo, per sì, però è più facile, non l'hai mai detto. Ragazzi, no, ma gli ho detto. Io a volte ho difficoltà a parlare, perché è come se fra qui e là arrivasse un'interferenza. No, ma glielo ho detto che è andato. L'ho detto prima io, se dico che l'Inter è più forte, è più facile vincere a Praga. Che andasse a Praga. Comunque l'Inter l'impegno ce l'ha. C'è un impegno, perché anche lì tu un po' mi ha scherzato tanto, anche per il fatto della Champions League. Ma c'è molti giorni dopo, era... No, il Napoli dico, no, ora. Cioè, sì, però sì, sarà l'Inter, leggero. Ma l'Inter c'è anche considerando... di fare il triplete di coppe, cioè perciò diventa importante, sì, anche per loro, Però considerando sì, che la Juventus verrà sicuramente penalizzata, no? Poi dipende quanto sì, tirare. Dipende quanto. La sentenza della Cassazione sportiva, questo dici, la rimanda per rimodulare la sentenza, ma... con X punti che verranno assegnati, 8, 9, 7, 10, non lo so, ma la Champions League sfugge alla Juventus, quindi l'Inter è già dentro la Champions League. No, sì, non ragazzi, è già dentro. Quanti punti ha l'Inter? Sì, scusate, vabbè ragazzi, ora mi sembra si stia facendo, al di là di tutto, no, l'Inter faccio è più forte della Fiorentina, nostra, mercoledì la Fiorentina. Ma è seconda l'Inter. Sì, vabbè, se la Juventus c'è la vicino, c'ha il Milan e la Lazio vicine. Sì, sono comunque a distanza di due punti però, e uno. Insomma, l'Inter è dentro tutto ancora. Sì, nelle 4 l'Inter, via, ragazzi, hai è uno stato di forma, no? È uno stato di grazia. Poi bisognerà vedere un po' anche la Fiorentina. Ovviamente testa sta bene, però se si guarda sulla carta... Il problema della... Ha 5 punti sull'Atalanta l'Inter. Sì, sì. Ma il problema dell'Inter, cioè il problema dell'Inter, il problema della Fiorentina, cioè la differenza fra Inter e Fiorentina, è che l'Inter quando pesca in panchina, pesca...
bene. La Fiorentina se no non arriva, un pochino meno bene. C'è un Montengaggi. Ma si fa per dire che la differenza sta lì. Guarda, vado oltre te. Chi è della Fiorentina che giocherebbe titolare nell'Inter? Difficile. 2-3. 2-3 chi? 8. 2-3 chi? No, dimmi 2-3 perché io sono curioso. Allora, vabbè, ma se arrabba a Barcellona può giocare anche all'Inter. Dodò Dumfries è più forte di Dodò. Tra l'altro giocando a 5. No, ragazzi. Punto di vista, però io vi dico che Dumfries è più forte. In questo momento Milenkovic è più forte di Darmian giocando a 3. No. Come no? In questo momento no. L'Inter ha 11 meglio di noi. No, è vero. In questo momento qui è più forte Darmian. In questo momento qui che Milenkovic. Però scusate, ve lo dico una cosa. Non sa da parlare di Al di fa uomo su uomo. Diciamo, e l'Inter mette in panchina Dzeko o Lukaku, che se lo comprasse la Fiorentina si farebbe 40.000 abbonati. Ma anche con Rea, cioè noi se non Rea ci sembra rubetta. Loro hanno l'obbligo di vincere sta coppa, noi siamo gli outsider. Ecco, bravo. Indipendentemente che noi si pensi uno è più forte, uno è meno forte. Poi io dovessi scegliere vorrei vincere con West Ham, te lo dico, dovessi scegliere. Sì, anch'io mi dicessero ne vinci uno e basta, anch'io perché scegliere. Vincono perché vincono l'Opera Europea. No, l'Opera Europea. No. Ti vedono Europa, attenzione. C'è una differenza enorme che vince la Coppa e va in UEFA già. Anche quell'altra. Tutte e due. No, quello è uguale. Sì, però lì, siccome è un pochino più facile, c'è da valutare anche quello. Ma più facile lo vedremo. Più facile, no. Spero anch'io, però sulla carta sembrerebbe per più visibilità, facile. Per gioia. Anche perché vince l'Europa è più bello. No, anche perché scusate, anche perché ci possa vincere tutte e due. Esatto. Magari. Ma il problema del West Ham, che West Ham forse è una delle squadre meno inglese di tutte perché c'ha un sacco di portoghesi dentro. Sì, però le uguali. Vabbè, come i Braga, anche i Braga c'è un sacco di Vera a noi. Squadra, è un'altra squadra. Vabbè, ho capito. Va bene, però. Però ora si starà a vedere, non ci portiamo troppo avanti. Ecco, è chiaro che vincere con West Ham, caro Davide, vorrebbe dire doveva aspettare fino a giugno, quindi se ci si leva subito i denti o l'Inter, no, siamo tutti più tranquilli. Però dopo si arriva a giugno, siamo appagati. Sì, ora credo si sia appagati. No, io sono sereno. Voi solo Viola come seguirete queste due trasferte? Che Praga ho visto non è che ci siano tanti biglietti. Allora, no, Roma c'è stato il problema dei mezzi, però come presenza siamo tanti. E Praga ora sono problemi. Sì, anche questo diciamo, la finale europea erano stati a 20.000 posti. Sì, poi si era partiti da 6.000 biglietti, ora sembrerebbe oggi 2.000. Per ogni tifoseria. Sembrano un po' pochi. A 2.000 li fai piano, se fa piano in 5 minuti. Okay. Per forza. Sembra un po' poco. E sicché niente, ora si guarderà in questi giorni. Noi come Solo Viola, Marina sta organizzando un charter che parte da Bologna. E niente, poi ora è in questi giorni. Ci sarà da litigare e andare. Chi non può, se può venire qua, noi tanto siamo a vedere. Lo stadio, se c'è posto con i charter. Ecco, c'è chi, noi si invita la gente qua e c'è chi si muore. No, lo stadio che ospiterà la finale ha 18.000 posti. Poi. È quello dello Slavia Praga. Però anche l'UEFA ti chiede 1.000 parametri e poi ti fa la finale nello stadio a 18.000 posti. Perché ma neanche secondo lo spareggio lei per cioè, Conference League non ho capito, ma neanche lo spareggio per venire fra dalla Scia alla B. Ma lo Sparta Praga ha fatto anche la Coppa dei Campioni. È lo Slavia questo. Uguale. Anche lo Slavia ha fatto la Coppa dei Campioni. Perciò vuol dire che gli danno la possibilità di fare la Coppa dei Campioni o dire che gli va bene lo stadio? Cioè va bene anche per fare comunque finale. Diciamo allora la Conference diciamo, la può anche considerare una coppa di secondo piano, ma quando ti arrivano in finale le tifoserie come West Ham e la Fiorentina e ci sta perché ma non puoi più cambiarlo ormai no ho capito ma non dico adesso nel senso ma che in generale avrebbero fatto bene a prevedere uno stadio più capiente anche comunque perché una finale europea arrivata la Roma Roma e Feyenoord l'anno scorso hanno fatto a Tirana. Anche lì perciò erano mi pochi. Sembra di capire che le finali di questa coppa cercano di andare in posti dove magari però è più di Tirana è uno stadio nuovissimo fatto da Casamonti è lo stesso sì però non è che c'aveva mi pare 20.000 abitanti ma 20.000 spettatori tra 20.000 e 35.000 è quasi doppio come? No, ma 20.000 e 35.000 è quasi doppio. Sì, ma quello dello Slavia Praga quanti ne aveva detto? 18. 18. Quello lì 20 e perciò 35 c'ha Tirana. Tirana 35, sì, quella fatta nuova l'ha fatto, credo. È uno stadio pazzesco. Sì, no, a me mi sembra perché anche l'Europa League dove giocano quest'anno c'è mi sembra 26.000. Gioca a Budapest. Sì, e mi sembra sia 26.000. A me questa è una cosa personale dà l'impressione che il potere di calcio
voglia meno gente allo stadio più alla televisione. Però più alla televisione. Cioè, non è una riflessione banale, no. Può anche darsi. Beh, è anche vero. Hai come l'idea, questo è vero. Beh, che però può anche essere. Però la Champions la fanno a Istanbul, dove c'è uno stadio. Perché la Champions è roba. Però che il calcio stia muovendosi per cercare di farci andare sempre meno allo stadio. Sempre più in televisione. Guardate lo spezzatino. Mi sembra normale, è passato, Ci ribelliamo qualche anno fa. No, non è possibile, una partita. Ora siamo solo all'ultima giornata insieme. Siamo arrivati, una partita e basta. Sì, prima non erano quattro. Non ci sono partite contemporanee. Prima erano quattro. Ragazzi, è un altro sport, ma c'è poco da fare. Devo dire onore alla Premier, che è quella che incassa più soldi alle televisioni, ma continua a fare, come dice lei, non a caso il sabato alle 2. No, una all'una e mezza. Sì, ma il sabato dalle 3 o dalle 5 c'è il vuoto. Chi gioca anche la partita lì non va in televisione. La Premier ha tenuto questa cosa straordinaria, per cui una partita a fine settimana, ma anche importante, ci può essere anche l'Arsenal, Tottenham, giocano in quella fascia in cui le televisioni non entrano. Quindi se tu sei tifoso del... Per mantenere il pubblico allo stadio. Tutto, ti fa l'abbonamento allo stadio. Perché la televisione è qualcosa che è collaterale allo stadio, non è sopra. E noi invece in Italia c'è la televisione. E lo stadio è laterale. Vero. Comunque diciamo anche che forse un'altra logica per cui scelgono gli stadi piccoli per queste competizioni è che magari anche in funzione della televisione magari vogliono gli stadi pieni, no? E magari rischio di fare uno stadio grande se magari riesce fuori una finale tra due squadre con un po' la tifoseria di averlo poi vuoto. Si fa come in quegli stadi che si mettono le sauna colorate, no? Dov'è che è Udine mi sembra state anche ad Ascoli in questo caso il problema no, però in partenza magari gli arriva Basaksehir. Allora, intanto sta per cominciare la partita di Torino, cromaticamente molto bella perché visto così da lontano Fiorentina maglia bianca, calzoncini viola contro il Torino Granata, mi ricorda la Fiorentina che vinse e conquistò la Champions 15 anni fa, Torino l'ha rovesciata ad Osvaldo. Vittoria. Sì, ci sono le parole di Gio Barone, abbiamo sempre creduto nel gruppo e lo abbiamo sempre difeso, possiamo sempre migliorare sia in classifica che in Europa, però un passo alla volta, pensiamo ad oggi, poi per migliorare in estate siamo sempre pronti. Ha parlato poi di italiano, lo abbiamo voluto, gli siamo sempre stati vicini, arrivare in due finali nella stessa stagione è un bel merito, ma adesso dobbiamo portare qualcosa a casa. Bene, Cecchi. Saponara a destra. Che gufata. Saponara a destra, studia a sinistra. E qua mi c'entra avanti. Vediamo, insomma. Sicuramente per il Torino questa è la partita, perché loro si giocano tutto oggi, perché per loro è fondamentale, ci contano. Però io penso che anche la Fiorentina non la possa snobbare, vista la rivalità, chiamiamola così e uso un eufemismo, che c'è tra Commisso e Cairo. Ah, sicuramente. No, insomma, io penso che Commisso con le polemiche non voglia perdere oggi, no? Visto tutto quello che si sono dette, quindi staremo a vedere. Intanto vediamo allora, un po'. Vista la formazione sarà un po' meno contento. Perché? Perché magari invece è più facile che diano il massimo questi che quelli che magari sì, entrano in campo pensando questo che questo è un altro discorso, però magari i titolari sono un'altra roba. Dunque oggi 10, Oggi il record 10. Vabbè, oggi l'Inter ne cambia 8. C'è Mandragora però che è l'ex capitano del Torino e vorrà far vedere. Sicuramente. Allora, ricordando che con Mandragora abbiamo un... Questo è un buon giocatore. Allora, andiamo da Gabriele Caldenon. Gabriele. Avanza Caramo con Lucas Martinez quarta che prima dell'ingresso in area del numero 7 Granata gli toglie il pallone, rimessa laterale in zona offensiva, primi scampoli di partita con i Granata che diciamo prediligono il possesso della sfera fino a qui, mentre la Fiorentina per ora dedicata alla difesa rimette in gioco il pallone, la formazione di Ivan Juric con Buongiorno che torna indietro da Schurz, lì vicino si propone Gigi, servito il 26 Granata che cambia versante, va da Singo in verticalizzazione dove si muove Sanabria, deraglia Igor, sì, poi cerca di rialzarsi e di contenerlo, ancora Sanabria scambia stretto, poi bravo lo stesso Igor a frapporsi e recuperare il pallone, prima scorribanda di Sotil che prova ad autolanciarsi con Gigi che lo contiene, rimessa laterale in zona della Fiorentina, 120 secondi allo Stadio Grande Olimpico di Torino, 0-0 tra Torino e Fiorentina. Ecco, è un derby anche tra questi due allenatori abbastanza indiavolati, Juric è già una furia, italiano non lo fanno vedere ma mi immagino anche, quindi sono due allenatori che sono molto sanguigni, eh? Sì, sicuramente. Che differenza c'è tra il gioco di italiano e quello di Juric? Beh, Juric fa un po', diciamo... Alla Gasperini, anche perché è stato allenato, l'ha molto ammirato e, ripeto, il gioco di Gasperini non è semplice perché, secondo me, ha dei meccanismi che vanno conosciuti veramente bene. E poi... che Juric è uno scemo perché ha fatto parte della squadra, insomma.
Poi secondo me è il tipico allenatore da Torino, sì. Juric. Anche come caratteristiche proprio di personalità, di carattere. A Torino ci vogliono allenatori così. Sì. Ma sì. Come? Allenatore se ne frega il possesso palla, uomo su uomo a tutto campo. No, uno che spesso dà carattere alla squadra, ha bisogno di. Ma poi Torino ha bisogno di questa, di queste. Uomo contro tutto il campo è anche un calcio antico, no? È un calcio poi, con questi esterni che spesso vanno a fare la giunta in quello, è quasi come italiano, però è diversa proprio la partita che vedi. No, cioè, ma sai cos'è? Il Torino. Io sono d'accordo con te col fatto del gioco, ma lì devi avere delle caratteristiche per quei tifosi lì che devono avere certe cose di cuore, essere sanguigni. Il tiki-taka non è nelle corde del Torino. Quando giocavo io a Torino, che c'era ancora il vecchio stadio che dove la Juve si allenava, no, davanti. Noi per andare al Philadelphia si passava di lì perché era più corto. Dai combi. Quella settimana lì non si poteva passare perché se sapevi che passavi di lì eri rovinato. Sono così, capito? E ma poi, insomma, infatti. A me Torino mi garba, io lo dico. Sì, poi da Torino, non lo so, ora non voglio far memoria, ma passano degli allenatori che poi non vanno mai nelle grandi squadre. È vero. Perché, oddio. Perché, sì, non, radice, hanno, radice, perché non hanno la caratteristica. Giagnoni, Radice, vabbè, ma si parla lì. Mondone. No, sto pensando, sono tutti allenatori, comunque ha ragione Roberto, hanno quella caratteristica. La caratteristica. Accendono la caratteriale, fiamma. No. Non è l'idol, la plombe, non è... Hanno tutta la roba là. A Torino muoiono. Anche la Radice era uno. Io dice in Italia. A Torino quegli allenatori muoiono nel senso buono. Sì, eh? Sì, sì. Appassiscono. Sì, io dice in Italia, Juventus e Inter, Milan non allenerà mai. No, mai. Cioè, capito, mai. Perché non è proprio la tipologia di allenatore. Ma italiano è o no da grandi squadre? Italiano potrebbe diventare. Potrebbe diventare. Secondo me, per ora non è ancora pronto. Tra l'altro, attenzione perché Vittoria. No, considerando che italiano è al terzo anno in Serie A, ha già raggiunto due finali con una squadra forte a livello di rosa. Aspetta. La Fiorentina. Però. Chi lo vorrebbe? Il Milan? No, io parlo in generale. Cioè, ah, è un no, pensavo che avessi anche notizia. Scusa. No, in prospettiva è un allenatore. Beh, si legge, io ho letto che il Napoli. Allora, ecco. Spalletti ha detto va via. Sbaglio, mi pare bene. Ma vuole stare un anno sabbatico. Se va via, italiano. Ora io vi dico questo. Non lo vedo all'altezza. Allora, vi dico cosa risulta a me, però. Bravo. Spalletti credo abbia rotto. Lui vorrebbe Conte. Dico De Laurentiis. Conte lo vorrebbe anche la Roma, se va via. Ma Conte, come l'idea, boh, non lo so. Vorrebbe De Zerbi, ma anche lì. De Zerbi si muove. De Zerbi si muove a scalare, cioè o Benitez o italiano, per motivi diversi. A Napoli? Benitez un'altra volta? Non credo. Allora, intanto diciamo che Conte penso di no perché. No, c'era anche un tedesco che lo voleva. Vi dico voce napoletana, non c'è voce mia. Nagelsmann. C'era anche un tedesco che lo voleva. Nagelsmann. Bravo. Bravo Calderon, ce l'ha detto lui. Sì, adesso non mi ricordavo il nome. Conte lo escluderei perché. Conte gli fa. A me i colleghi napoletani hanno detto questo. Se non sbaglio, De Laurentiis si è detto il prossimo obiettivo è vincere la Champions. Quindi escludiamo Conte e passa il girone. No, poi Conte. Poi te lo immagini il carattere di Gironi. Ma Conte con De Laurentiis. Però ecco. Poi gli rovina Conti quello. Vi volevo dire una cosa, Io oggi dicevo, ma tra me e me, perché ma certo italiano e Napoli potrebbe far fatica, poi ho pensato il tridente in Napoli in mano italiano, no? Che noi ci stati, gli esterni non segnano. E lui giocava con Quaraschelia, magari Politano e Osimhen. Sì. Meglio insomma che giocare con sicuramente meglio e Gonzales e. Però giocano un vecchio. Ora ve la dico. Gonzales è meglio di Politano, Dico Gonzales è meglio di Politano. Poi può anche giocare la partita. Io la vedo così. Sì, no, ma dipende, però Politano. D'accordo con me. Accidenti, ma meno male. Vabbè, bisogna vedere come la Schelia e così sono meglio loro. Un pochino meno. Allora, torniamo da Gabriele Calderon perché noi siamo un po' distratti. Nel frattempo. Non è successo nulla. Esatto, quando noi siamo qui a parlare di come dire, ecco, di fatti nostri, perché la il primo lancio lungo del portiere si rischia osso. No, invece no, perché si è pesato di testa. No, l'ha sfiorata dietro, meno male, era fuori tempo. Gabriele. Per adesso una sorta di picnic domenicale tra Torino e Fiorentina che giocano a ritmi abbastanza bassi. Cerofolini in possesso del pallone, si muove Terzic a sinistra con Cerofolini che finta il lancio per il terzino sinistro serbo. Allora è pronto Cerofolini poi per lanciare in avanti, si propone basso Mandragora, si sbraccia invece Kwame per ricevere un lancio lungo, il tentativo c'è ma non arriva. Alla fine il pallone lo ricicla Saponara, ecco, che può lanciare Sottile, c'è un buon corridoio per il 33 Viola che può andare sulla sinistra, uno contro uno con Gigi, Sottile vai fino in fondo, calcio al centro, sfila
in tutta questa l'area di rigore. Kwame si era mosso bene, ma il buon Schurz ci ha messo la testa per togliere la disponibilità a Kwame. Riparte il Torino con Vlasic, che può distendersi adesso sulla tre quarti. Singo sulla destra, uno contro uno con Terzic, in surplus Singo, finta contro finta, doppio passo, Singo cerca di andare sul fondo, bravo Terzic a tenerlo una volta, due volte, alla fine gli sporca pure il cross, calcio d'angolo per il Torino, primo giro alla bandierina dopo 8 minuti di gioco, sgasata di Singo con Terzic, ha tenuto il 15 gigliato, sarà uno scontro che vedremo per tutta la partita di alta velocità tra i due esterni. Quindi seguiamo allora anche questo tiro dalla bandierina da parte del Torino, salgono le torri, ovviamente attenzione a Gigi e Schurz su tutti, ma in area di rigore va anche Vlasic, l'incaricato dovrebbe essere col numero 28 Ricci oppure Ilic col mancino, va Ilic, cross al centro dell'area di rigore, rimpallo e alla fine la palla va fuori con Sanabria che chiede un'ulteriore deviazione ma che non sembra esserci secondo il direttore di gara Massimi, allora rimessa dal fondo da parte di Cerofolini. Beh, torniamo in studio, per il momento diciamo, non so cerchi se c'hai gli indici di pericolosità, le cose. Se li volete ve li l'indice do. Anche di sonnolenza, perché al momento questa partita non mi sembra stia dando grosse emozioni. Allora, sul dominio territoriale la Fiorentina è sempre in vantaggio, nel senso al 56% rispetto al 44%. Occasione da gol 0-0 per entrambi. E questa è una notizia, perché l'indice di pericolosità 56 per noi, 53 per loro. Sì, non mi chiedete su cosa lo calcolano, perché come sempre io vi do i dati. Se il cross di Sottile ha portato non ne rispondo. Posso dire, io contesto il possesso palla, come fa più la Fiorentina? Ho avuto sempre il Torino. Il possesso palla è 41%, Fiorentina 59%. Ho detto dominio territoriale. Scusa. Che non si sa cosa sia. Non lo so cos'è. Il possesso palla è 41 Fiorentina. Appunto, perché mi sembrava strano. 59 Torino. Sì, beh, sì. Questo forse è un dato che ci fa riflettere, perché uno si aspetterebbe un dato inverso, no? Cioè un Torino che, cioè, no? Si è detto finora il Torino riparte, la Fiorentina. Sì, però non oggi, è un indice tipo oggi la è una partita aspetta. Un po' anomala. Sotto certi aspetti. No, sotto tutti gli aspetti, c'è una partita di fine stagione. Però sarebbe bene essere motivati, sia loro sicuramente lo sono, e anche noi, perché volete o nolente, cioè noi siamo. Io cercherei di prendere più possibilità di rifare una coppa l'anno scorso. Prenderle tutte, dai. Siamo nello stesso partito, ho fatto niente, lo sai, sia per Jovic che per l'ottavo posto. Cioè, Davide, sei sveglio? Sta partita. Sei sfigato? No, stavo guardando. Sì, una partita di sicuro per loro, noi logicamente sentirà un briciolo meno, per loro è una delle ultime spiagge, anche perché è uno scontro diretto, però sono convinto, non siamo partiti male. No. Beh. Terzi ci fa vedere. Tra l'altro è interessante il fatto che la Fiorentina si è presa ultimamente come pietra di paragone, magari anche per comodità, però Gasperini dice ho fatto 10 punti più della Fiorentina, il Torino che parla della Fiorentina, insomma il segno è comunque. Vabbè, forse la Fiorentina l'anno scorso è andata in Europa. Sì, ho capito, però. Perciò il paragone è quello, loro fanno questo esempio, l'anno scorso l'Atalanta è andata dietro di noi. No, Gasperini dice la Fiorentina è una grande squadra e noi abbiamo fatto 10 punti più della Fiorentina, lo fa chiaramente in maniera molto astuta. Vabbè, e molto furba. Discorso, sì, però c'è una molto che 10 punti in più? Non lo so, sentiamo, l'ha detto lui, l'ho letto oggi sui giornali. Allora, però c'è una punizione, no? Vediamo un po', la batte Mandragora. Gabriele. È di fatto un angolo corto più spostato verso il centro del campo con Mandragora che mette al centro della rigore, pallone messo fuori, c'è Duncan che può rincorrere, allora altro tentativo di cross per Lucas Martinez, quarto anticipato da Gigi, Barak nel traffico cerca un pertugio, non lo trova, allora può ripartire il Torino con Buongiorno, Riccardo Rodriguez e poi Caramo che prova ad andare via in velocità, bravo Venuti a leggere la situazione e ad interrompere il passaggio, nuovamente Venuti ci mette lo zampino su questo lancio del Torino, fuori gioco di rientro da parte di Caramo che ha impattato sulle capacità del difendente. 11 minuti, qualche spicciolo, 0-0 a Torino. Stessi punti? No. Dell'Atalanta. 11 punti di differenza c'è. Cioè, Atalanta e Fiorentina. Mi dice il Torino, mi no, dice. No, detto Gasperini. Si è detto Gasperini, ha detto c'ha 10 punti più della Fiorentina, se è evidente abbiamo fatto una grande stagione. Il Torino 61 comunque contro 50. Quanti punti avrebbe fatto in più la Fiorentina senza le coppe? Questo non lo puoi mai sapere, questo secondo me. Chiedo. No, ma come fai a saperlo? Può darsi che potrebbe farne anche 5 in più, 6 in più, che ne sa, magari 12, come fai a saperlo? Magari c'è qualcuno che dice l'impegno le hoppe pesa tot punti. Secondo me ha pesato molto all'inizio, quando secondo me italiano non aveva ben inquadrato la situazione.
Comunque, insomma, Fiorentina antipati ha giocato 56, 55. Alla fine dell'anno si arriva a 60. Insomma, quindi probabilmente 59. Secondo me Italiano è un allenatore da campionato. Se non avesse le coppe, per i metodi che ha in allenamento, lui in campionato riuscirebbe. Scivola Cerofolini, attenzione, e che brisa grande. Frittata. Ha fatto la giocata, ma si è ripreso subito. Comunque, allora una squadra che deve andare in Europa non deve prendere l'Italia. Ora, perché non ha l'esperienza, secondo me anche all'inizio si è visto, si è fatto in campionato, si è fatto fatica subito, perché anche lui non aveva era esperienza. Era anche il primo anno. Era un esperto. Era il primo anno. A lui gli piace lavorare parecchio sui campi. Sì, ma ha fatto molti errori inizialmente, secondo me. Perché però, vabbè, come tutti... E l'abbiamo pagati, Però parliamo adesso. Però adesso è cresciuto, insomma. Sì. E poi sarebbe un peccato, diciamo, andasse via. Ed è ripartito male dopo il mondiale. Sì, non però, ci divertiamo, diciamo, due punti in sei partite. Che Italiano, diciamo, però probabilmente il prossimo anno potrebbe rappresentare la ciliegina. C'è un allenatore che ha imparato a giocare nelle coppe. È due anni che è qui, conosce l'ambiente, potrebbe essere, insomma... Sicuramente. Ma se è furbo, lui rimarrebbe un altro anno. Sai, lui è uno di quelli, insomma, come le andava via dallo Spezia può andare via da noi. Bisogna vedere che fa, secondo me, nelle coppe, perché se per assurdo vince due coppe entra nella storia della Fiorentina, il prossimo anno può solo peggiorare. Comunque vedremo. Ora torniamo sulla gara, perché a mio avviso, non so cosa ne pensi Vittoria, però questi 11, diciamo, non le vorrei chiamare riserve né rincalzo, però queste 11 alternative stanno dimostrando di poterci stare a giocare contro il Torino, almeno per ora. Ma sì, anche perché abbiamo sempre detto che le prime linee della Fiorentina sono abbastanza. Le seconde linee della Fiorentina in qualche modo sono equilibrate anche rispetto alle seconde. Secondo me non stiamo vedendo grosse differenze, è un po' la forza anche di questa squadra. Cioè, che ti vedo fatire, ma no, cioè, questa ripartenza da dietro mi fa morire. Cioè, il Torino si pressa alto e te continui a ripartire da dietro. Meno male, ora c'è la pallonata così di Cerofolini. Sì, no, anche perché giocando la palla alta davanti c'è Baracca, c'è Quamè, i giocatori di testa la possono, no, possono indirizzarla. Andiamo da Gabriele. Con Sotil che prova a entrare in area di rigore, conclusione, o meglio, era un cross che si stava avvelenando sul secondo palo. E Milinkovic-Savic ha osservato la sfera sorvolare la traversa. Buona comunque l'azione di Sotil, che ha sbagliato il cross ma stava per diventare un tiro. Cenno d'intesa comunque con Saponara, c'è segno evidente che i due si volevano pescare l'un con l'altro. Rimessa dal fondo. Sotil per ora più attivo di Saponara, possiamo dirlo? Ha cominciato ora, No, non l'ha mai presa. Appunto, Dio, quindi ho visto questo. Saponara partecipa più di mezzo del campo, secondo me. La cosa brutta che stavo per dire è che Milenkovic lei ha un rinvio molto lungo e noi bisogna stare attenti. Stiamo vedendo tatticamente la cosa buffa. Milinkovic Savic, il portiere, che Pecci mi disse una volta: è un buon portiere, deve migliorare il gioco con le mani. Perché tu dici: non è buono con i piedi, però. Però quest'anno sta facendo bene. La cosa buffa è che a fare l'interdittore sul loro regista, non so se era Ricci o Illich, ci va Quamè spesso, hai visto? Quando c'è la palla loro, l'uomo fa una fase difensiva. Sì, la fase difensiva Quamè, che cosa Cabral e Jovic lo fanno mai? È già successo anche a Verona, che ci andava, era lui l'uomo che andava. Djuric, che poi a un certo punto in centravanti, come si chiama, non mi ricordo bene, Djuric. Sì. Era lui andava a fare. Poi a un certo punto poi hanno dovuto mollare perché attaccato un po' andà a correre dietro. Infatti, cioè, Quamè spesso è dietro Saponara e Sotil. Ora è questo perché gioca lui e non gioca Jovic. Perché Jovic non lo ricorre sicuramente. No, ma sbaglierebbe, secondo me. Certo. Però Jovic su quel cross. Può darsi, ci avrebbe di più, però sai, te l'ho detto prima. Allora, però su Jovic, ragazzi, ho visto la stampa, è stata ingenerosa. L'ha massacrato, sì, secondo me ingiustamente. Sì, ma oramai va bene così. Vabbè, ma oramai c'è quel... È entrato in, cioè, ha preso 5, 4 e mezza. Quando io, voi lo sapete, io voglio più bene a Cabral, ma... Attenzione, perché c'è una bella palla in area di rigore con
Barak che la spizza, esce Milinkovic-Savic, andiamo da Gabriele, vai. No. Ci prova poi Sottil sulla respinta e c'è Savic, diciamo pallone controllato da Milinkovic-Savic. Comunque è una Fiorentina che è a ritmo basso, così come il Torino, quando può cerca di impensierire la retroguardia. Nella circostanza precedente colpo di testa sbagliato di Ricci che costringe il proprio portiere ad uscire e smanacciare con i pugni, quest'ultimo è troppo fuori dai pali con Sottil che ha tentato di beffarlo con un pallonetto da posizione defilata, palla alta, diciamo questa è la situazione per descriverla. Già e allora noi facciamo una pausa e torniamo tra pochissimo per seguire questo Torino-Fiorentina, tra poco. Attenzione alle truffe. Publiacqua non entra in casa tua. Campagna di sensibilizzazione promossa da Publiacqua. Non so, ti basta così. La vostra storia è anche la nostra. E quella di tutti gli aspiranti chef. Per questo alla Coop ci sono i prezzi pop. Fino al 50% di sconto sulle grandi marche. Scegli i tuoi prodotti preferiti. La Coop sei tu. Fede, pronta per una nuova sfida? Pronta! Dovrei chiudere gli scatoloni di un trasloco in 1 minuto 52,98. Come il mio record! Via! Vinci come me le sphide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dà energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus 50 più con Actiful. È Menarini! Pronta per la prossima sfida? Eh? Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Sì, la casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi. Tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in via Livorno, a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet. Un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce. Eccoci qua, nuovamente in diretta su Toscana TV, siamo al 21esimo, si sta per concludere il 21esimo minuto di Torino-Fiorentina, una partita fino a questo momento, come dire, noiosa, sì. Giusto. Intanto, sì, per dare un po' di pepe alla nostra discussione, io avanzo un'ipotesi buonista e parto da Davide, che è tifoso, cioè il fatto che Jovic non giochi perché Cabral non sta benissimo e per la finale italiano si voglia tenere, come dire, almeno un centravanti in condizioni al 100%, no? Sì, ci può stare, sì, come ci può stare che giochi a me proprio per il fatto che debba ripiegare su e difendere un po' e difendere un po' il centrocampista di Torino, che a livello sì, il costruttore di gioco, è il costruttore di gioco. Intanto Riccardo Rodriguez ha, come dire, scaldato i guantoni a Cerofolini, anche questo è un calciatore, arrivò al Milan, no? Che doveva fare Roma e Toma, poi insomma si è rivelato un buon giocatore. È tanti anni che è a Torino. Esatto.
E quello sbaglio ai rigori, no? Se lo sbaglio, sbagliamo un rigore importante alla nazionale, mi sembra. Vabbè, comunque. Darsi. E ai mondiali, mi pare. Sì, sì, è vero, 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 bravo. E che dite di questa partita, tecnici? A parte che insomma ci si sta annoiando. Soporifera. Però, soporifera. Sicuramente non è da Toro questa partita qui. Anche perché, come avevamo detto, deve essere più Torino a dare ritmo che noi, insomma, ora, senza volere, noi possiamo anche giocare un po', diciamo, di ripartenza, sperando di verticalizzare abbastanza. Sì, secondo me per adesso la gara è molto... È blanda. È soft. È soft. Molto soft. C'è chi, c'è qualcuno che ti sta piacendo di Viola? Terzic ha fatto non soltanto cose buone, ma ora ha fatto una... ha rincorso Caramo che stava andando verso la porta e ha preso il tempo, è andato a tamponare, si sta facendo vedere. Vittoria, tu che dici? C'è qualcosa che ti sta impressionando questa partita o vuoi andare a È molto casa? Difficile trovare qualcosa che mi stia impressionando. E, vabbè, aspettiamo, dai, speriamo che si movimenti un pochettino. C'è stato qualcosa da sottile, poca roba, ma insomma. Sì, qualche sgroppato che fa lui, insomma, però sinceramente non è stato solamente fino ad ora negativo. Sentivo che piaceva molto Vlasic a voi, avete detto questo? È un buonissimo giocatore. Vlasic ha fatto un gran gol settimana scorsa a Verona, ha fatto un gesto tecnico importante. Sì. Perciò, insomma, è un giocatore che per il Toro è importante. Che ruolo ha? Come lo è Ricci, anche secondo me. Che ruolo ha sto Vlasic? A mezza punta, gioca mancino, può giocare... Sì, qui o qua fa il centro della pista pieno, perché sai... Può fare anche la punta. Con lo Juric, insomma... I ruoli sono un po'... Lui gioca due o tre quartisti di solito. Sì, che non ha tutti i torti, perché dà qualità alla squadra. Sì. Naturalmente vuole che però poi abbiano corsa. Forza. Però io ho sempre detto che è più facile insegnare a correre che a giocare bene. È come quelli che avevano buona tecnica. Sono come quelli dell'Atalanta, no? Pasalic, tutta gente così. Allora... Esattamente quel giocatore lì. Cioè che è trequartista che sta lì a galleggio. Sì, tra la punta e... Però c'è il gol... Tecnicamente molto bravo. Allora andiamo nuovamente da Gabriele Calderon, vediamo se ci racconta qualche bella azione. Gabriele. Con Barak che sposta a destra per Venuti, lancio in avanti alla ricerca di Kwame, fa buona guardia Shorts senza rischiare niente, mette il pallone in rimessa laterale, comunque in zona offensiva per la squadra di Vincenzo Italiano. L'incaricato è il capitano di oggi, Lorenzo Venuti, pronto a rimettere in gioco la sfera, lo fa adesso con Barak, pronto a dialogare anche Saponara, scambia invece con la difesa, adesso Kwame spalla alla porta, protegge il pallone da Ricci, ecco Saponara tra le linee, si muove anche Terzic a sinistra, si passa per la stazione Duncan, ecco adesso la palla sulla sinistra, dove c'è Sottil, uno contro uno con Singo, torna indietro dove c'è ancora Duncan, manovra la Fiorentina, eccoci ancora a sinistra, dove c'è Terzic, uno contro uno con Gigi che lo prova a tallonarlo, in mezzo a due Terzic si complica la vita ma ne viene fuori con classe, attenzione a Terzic, sulla tre quarti, poi Mandragora con Saponara che forse gli pesta i piedi, poi ci prova Mandragora, dalla distanza sappiamo che ha un buon tiro, lo dimostra spesso, stavolta non è andata così col mancino. 25esimo sul cronometro, beve preoccupato Juric e studioso della situazione, 0-0 tra il Torino e la Fiorentina con una partita oggettivamente da sbadigli. Giacomo. Bene, però questo tiro di Mandragora ha fatto salire l'indice di pericolosità della Fiorentina, immagino. Dunque, è stato forse il primo tiro in porta. Scusi, ma stava dormendo, perché l'ha svegliato? Perché siccome viene pagato profumatamente, cioè è giusto svegliarlo. Il possesso palla si sta riequilibrando. Sì. 51-49 per la Fiorentina. Mentre sulle statistiche che a noi stanno più a cuore, tipo il dominio territoriale, stiamo stradominando per 55-45 e l'indice è più gustoso per Guerrini, cioè l'indice di pericolosità, 56 la Fiorentina, 54 il Torino. Va bene, va bene, quindi siamo pericolosi tutti e due a bestia. Ci sta un tiro a porta. No, però, vuol dire, pericolosi a bestia. A me sembrava fosse più pericoloso il Torino con il tiro a palla. Sì, diciamo, la cosa più pericolosa del Torino ha fatta Cerofolini, scivolando la palla fra i piedi. Anche perché, fra l'altro, due occasioni da gol Torino, zero Fiorentina. Allora, perché se questo è vero, tutto il resto è per la Fiorentina? Bravi, mamma, che bella azione. Ecco, parte il Torino, Gabriele. Conclusione di Vlahovic, masticata, ci pensa Cerofolini a bloccare, ma bellissima l'azione dei Granata che in tre passaggi, tutti di prima, stavano andando verso la porta con Sanabria protagonista nel fare una sponda per poi il lancio
di Vlasic. Buona trama del Torino, tutto nasce da un pallone perso da Kwame, giudicato regolare il contatto tra lui e Schurz, poi Torino che si distende con qualità sulla fascia sinistra e arriva alla conclusione con Vlasic comunque sporcata dai difensori della Fiorentina in campo quest'oggi. Cerofolini adesso appoggia su Lucas Martinez quarta, tocco all'indietro per il 31 Gigliato, estremo difensore a destra, c'è Venuti lì vicino Mandragora, si passa per quarta che lancia lungo per Kwame, colpo di testa, vediamo se c'è spazio per Sottil che deve trovare Barak, ci riesce in qualche modo il 33 Viola, avanza Barak, supera la linea mediana del capo, scivola però Kwame, non riesce ad arrivare per primo sul pallone anche se aveva l'anticipo. Terzic per Igor, Igor per Duncan, difende il pallone da Vlasic, carica irregolare, calcio di punizione per la Fiorentina con Vlahovic, sì, e dai con questo Vlahovic, gioca a Torino anche lui ma con un'altra maglia, con Vlasic che commette fallo su Alfred Duncan e quindi Fiorentina che può beneficiare di un calcio di punizione all'interno della metà campo dei Granata al 28esimo. Vediamo se mette il pallone al centro, se la Fiorentina sceglie di ragionare, forse si propende per la seconda, no, perché Duncan lascia l'incombenza ad Igor che si avvicina sul punto di battuta, a sinistra ci sarebbe Terzic per il tocco corto, si va invece in verticale da Barak che lo difende bene con Ricci che prova a strappargli il pallone, passa Barak nel traffico, altro contatto e stavolta non c'è fallo per il direttore di gara, forse qualche dubbio rimane, però Barak aveva fatto vedere lampi della sua classe. Giacomo. Eccoci qua, Barak aveva fatto una gran cosa, è andato via in mezzo a due su, al limite dell'area su probabilmente sul c'era fondo. Un mezzo falletto, un mezzo fallo c'era. Un po' un complotto, diciamo. Sentite, tra le cose buone che ha fatto, intanto vi dicevate che la Fiorentina continuano a scivolare, tra le cose buone che ha fatto Juric mentre Saponara sta cercando il fondo e credo guadagni niente perché la palla va a Sottil che aspetta un fallo laterale. Vediamo un attimo che la Fiorentina è in attacco, vediamo Terzic la sua rimessa laterale. Gabriele. Pronto Terzic per la rimessa lunga gittata con il 15 Viola che dà indicazione ai suoi compagni. Arriva adesso la rimessa in area di rigore, salta Gigi e sovrastando Kwame, poi Singo spazza via il pallone, duello tutto fisico tra Igor e Sanabria che non si trattano bene, abbraccio troppo affettuoso, calcio di punizione. Giacomo. Dicevo, tra le cose belle che ha fatto Juric a Torino c'è stato quello di dare, come dire, consistenza a un giocatore come Sanabria, del quale si parlava sempre un gran bene ma segnava di molto poco, invece quest'anno ha iniziato a segnare con continuità. Sì, però in effetti che aveva delle qualità sì, si però tradiva, segnava pochino. Sbagliava molti gol, però probabilmente Juric, anche se Juric era un po' arrabbiato che sbagliava tanti gol, però infatti però gli ha dato piena fiducia e per ora gliela sta ripagando. Aiutato anche dall'infortunio a Pellegrini, Sì, perché loro hanno preso Pellegrini perché puntavano molto su Pellegrini. Sì, però col fatto di Sanabria che era un giocatore che faceva ma pochi anche gol. Pellegrini era un lungo decente, anche lui sempre stava più molto di là, sfortunato come giocatore. Ma inizio anno stava bene, poi si è fatto male. È stato fortunato all'inizio e sfortunato diciamo, nel proseguo. Due volte si è fatto male. Sì, perciò insomma, loro puntavano molto su Pellegrini. Sì, Sanabria. Poi dopo Sanabria è stato bravo a. Un buon giocatore. Sanabria è un bravissimo giocatore, ma non è un centravanti. Nel gioco di Juric. È un centravanti per Juric. No, secondo me no. Secondo me Juric ha bisogno di altro. Ha bisogno di un centravanti che con una squadra così, che regga la palla, si abbia fisico. Sanabria è altro. Sanabria. Ora, dico, il gioco di Gasperini non ha bisogno di un centravanti del genere. Zapata è quello. Hojlund non è così. Come no? Non è come Haaland, io non mi ho visto giocare, dicevo come Haaland. No, come Haaland no. Ma differente, Ma è fisico, ragazzi. Stai parlando di sì, però è come Haaland, come in avanti. Ma si muove tutto. No! Ancora ragazzi, però Viola. Duncan un po' in area a fare queste leggerezze. Stavo per fare, un affronto. No, leggerezza di Duncan, no. Hojlund come Haaland e come Edmundo. No, io ho sentito dire che come tipo di giocatore. Anzi, si avvicina più con Edmundo. Haaland hanno tutto completamente differente. Sì, però ho detto sono scelte. Diciamo sono due giocatori fisici, nel senso sia Hojlund sia Zapata, gli butti la palla. Questa difenda, non Sanabria è altro, Sanabria scambia, tocco. È una specie di Jovic. Sì, tecnicamente, Sanabria è tecnicamente bravo, tecnicamente. Però, ragazzi, ve l'ho detto io, ho capito, a me piaceva anche quando segnava, quindi figurarsi. Sì, no. Però, centravanti non segna, è un problema. Però non l'ha mai preso
Non l'ha mai presa a Fantacalcio. Lo sapete, stavo per fare un'operazione, non l'ho fatto, non vorrete dirvi. Dimmelo. Ma mi piaceva Sanabria, siccome volevo Jovic all'inizio del campionato, ma non avevo i soldi, volevo vendere Osimhen e prendere Sanabria in campo e poi andare su Jovic. Sei ma meglio di Giuntoli. Meno male ce l'ha fatto. Sei meglio di Giuntoli. Meno male. Meno male non l'hai fatto. Meno male. Meno male non l'ho fatto. Meno male non l'ho fatto. E volevo Jovic, volevo uno della Fiorentina. Io Jovic a Moena. E mi sembrava fortissimo, ragazzi, ammazzato. No, mi sembrava. Fortissimo. Fortissimo rimane. Poi che non abbia reso un altro discorso. Allora, proviamo a tornare da Gabriele Calderon. Gabriele, la palla ce l'ha Cerofolini, vediamo come si evolve l'azione. Gabriele. Cerofolini sposta a sinistra per Terzic che costruisce l'azione dal basso, aspetta la pressione di Singo, quasi come fosse una sorta di schema per far uscire un po' dai blocchi il Torino. Con la Fiorentina che manovra adesso ancora nella propria area di rigore con Cerofolini per quarta che pensa al lancio e che arriva adesso. Salta alto Kouame, anticipato da Schurz, poi Mandragora e sporca ancora Schurz, Gigi mette tutti d'accordo e scaraventa via il pallone. In anticipo su Riccardo Rodriguez c'è Venuti che controlla ma mette il pallone in rimessa laterale, Italiano si lamenta un po'. Buongiorno, pronto per rimettere in gioco la sfera, 33 sono i minuti sul cronometro, lasciata l'incombenza al capitano del Torino Riccardo Rodriguez, Ilic nel traffico, poi Vlasic, ancora Rodriguez sulla sinistra, servito adesso il 13, tentativo di cross che arriva adesso, Ilic la sporca, Sanabria e poi il pallone va fuori. Con Cerofolini che controlla l'uscita, Sanabria forse non si aspettava che il pallone filtrasse, non è riuscito né a controllarlo né a calciarlo verso la porta. Giacomo, cosa c'è? Con chi ce l'hai cambiato? No, dico lì non può stoppare un centramanti, deve tirare in porta, poi che la becchi, che non la becchi non importa, però deve provare. Comunque tornando all'anno prossimo, io spero di no, ma con l'impressione che noi Jovic lo abbiamo riattivato e andrà a far bene dall'altra parte. Ora insomma, vediamo. Tanto qua non rimane. Invece ho visto, c'è stato. No, rimane qua. Ma io la vedo dura. A me risulta rimanga qua per un fatto molto semplice. Lui c'ha uno stipendio. Sì, legato. Però rimane qui per fartelo prendere a cosa l'anno prossimo. No, rimane qui perché le condizioni economiche. Lui prende in questo momento 3 milioni da Real Madrid e 3 milioni dalla Fiorentina. Cioè, Real Madrid e a fine anno va a zero, a parametro zero. Chi è che lo prende a queste condizioni per un anno? A parametro zero lo posso anche prendere. 3 miliardi lo possono anche spendere. Cioè, a fine stagione certo va via, ma un'altra. No, ma anche ora secondo me un altro anno resta a Firenze Jovic. Io me lo auguro. Io spero, perché insomma, voi tifosi dite, perché voi insomma un po' l'avete beccato Jovic, eh? No, boh, ora questo io è un coso personale. No, ora, non mi piace nemmeno, no, perché io quando vesto la maglia viola, ora a me Jovic, per come anche si è approcciato molte volte, non è che impazzisco. Anzi, a casa ora c'ho i miei figlioli lì a Torino. Lui è per Jovic e io per Cabrales. Che vedi, è un grande Lazio. Però gioca come? Gioca come? Sì. Andiamo da Gabriele Calderon, vediamo un po' cosa succede. Gabriele. Con il Torino che imposta, con Buongiorno in linea difensiva, Barak pressa alto, adesso Ricci costruisce l'azione, va a destra da Gigi, poi Singo si alza la linea di pressione di Terzic, cioè Singo scivola ma riesce comunque a lanciare col sinistro, la difesa della Fiorentina scoperta è alta, allora Caramò può andare in area di rigore, Caramò, Cerofolini risponde presente a questa scorribanda di Caramò, poi chiamato il fuorigioco, però situazione dove senz'altro i nostri due tecnici dove senz'altro i nostri due tecnici però possano analizzare il movimento della difesa. A me questa difesa alta mi fa. Sì, però questa volta sa bene. Ho preso un infarto perché per me era fuori gioco. Deve continuare a giocare, ma la linea era stata tenuta bene. Però hanno fatto bene. Poi era di un metro. Se muoio io è colpa loro. Però posso dire una cosa: quando andrà via Italiano, tra mille anni, potete pigliare un allenatore gioco in libero, la difesa dietro. Però letto con un argomento che io, siccome abbiamo visto un mezzo. Messaggio. Se non c'era Italiano adesso eravamo anche in Champions League. Chi l'ha detto? Un messaggio che... Ora, vabbè, allora posso dire, io capisco tutto, però cioè, perdonatemi, io credo la Fiorentina è in due finali di Coppa anche per Italiano. Certo. Non solo per Italiano, ma anche per Italiano. Giusto. Non a prescindere da Italiano, ragazzi, se no via. La domanda la ribalto io, se non ci fosse stato Italiano con questa rosa, eravamo abbiamo vinto finali. Il campionato. Eh? Abbiamo vinto il campionato.
Via, allora, la domanda è fai te c'è. È paradossale che dà ragione a me. La domanda è fai te c'è chi è tendenziosa. Perché tu dici, se non c'era italiano, chi c'era il posto italiano? Ti cioè, magari ecco. C'era l'opera sopra, ma. Ah, ecco, allora, ho capito, appunto. Ma italiano qualche cosa l'ha messo di suo. Sì, ah, quello di sicuro c'è paragone. Ragazzi, non è che l'italiano ha frenato. Ora vi dico un'eresia, secondo me la se va via italiano viene Luciano qua. Sì, Spalletti, qui. Spallettone. Tipo lo dici viola. Perché sai qualcosa o lo dici perché devi dire una cosa? Perché tifoso faccio? Viola, perché, no? Perché, ascolta, perché aveva dato una bischierata, chiudo sempre. Ecco, perché appunto. Sono le 15:30. Ora c'è da dire una cosa. Lo però lui ha sempre detto che prima o poi vorrebbe sì, però dopo uno scudetto vinto. Vabbè, dai, di cosa stiamo parlando? Però ragazzi, è anche detto una cosa però Spalletti oggi, che come avete notato ormai vengo molto preparato in trasmissione. Sì. Gli hanno chiesto, potrà dire che non andrà mai a allenare la Juve? Ha detto di no. Io questo non lo posso dire. Giunto, va alla Juve, quindi. Ma poi lo dice nostra Giunta. Occhio a Saponara nell'area di rigore. Che rischio per il Torino che aveva perso il riferimento. Saponara ha cercato il passaggio in area piccola per Kwame. Difficile far passare la sfera da lì. Bravo Barak a ispirare anche Saponara. Ilic perde completamente la marcatura. Gigi ci mette una pezza, ma questa è la forse prima vera occasione della partita e ce l'ha avuta la Fiorentina con Saponara. Dunque calcio d'angolo per la squadra di Vincenzo Italiano. 38 sono i minuti sul cronometro. Il cross di Venuti in area di rigore. Se mi salta fuori Buongiorno che mette via il pallone. Poi Tetic pensa al tiro e lo fa. Però tiro che sembra una realizzazione rugbistica anziché una conclusione. Comunque qua che la Fiorentina a destra con il tandem Barak Saponara aveva sfondato. Giacomo, appena c'è che Decretieri stava giocando bene ha gufato subito. Vittoria, possiamo dire una cosa? In questa partita, come dire, molto interessante, no, molto diciamo a ritmi molto blandi sta uscendo Barak, che forse, come dire, dai, forza. Ha recuperato dal gol. No vabbè ragazzi, dicevo Barak. No, qui, Cecchi, ma sei con noi o no? Stavo seguendo la partita, non ho capito Vittoria. Ma infatti sto chiedendo alla Vittoria, ma la Vittoria viene disturbata da Garbiati. No, io. E da Fattori. Che sembrano quelli che durante le interrogazioni ti vogliono far ridere. Tremendi, due bambini. Dai, ora, parla, c'è da dire che quando Garbiati andava a scuola c'era il maestro, andava a casa. No, mi mettevo ancora dietro la lavagna. C'era la maestrina penna rossa e blu ancora. Io c'avevo ancora il grembiule col colletto bianco. Ti leggevano il libro cuore, immagino. Il tamburino sardo, la piccola vedetta lombarda. Allora, adesso se dava bella sveglia, vai, Vittorio. Puoi parlare. Vittorio, dicevo, Barak, no, che è un giocatore a cui tutti avremmo chiesto di più, a parte io e David che gli abbiamo detto vai Barak alla pasticceria l'altra mattina e ci ha fatto il gol della qualificazione, forse può trovare dalla rete di Fraga, no, un po' di verve. Oggi per esempio secondo me è tra i migliori, pur non avendo fatto cose clamorose, però ha avuto un paio di spunti importanti. Un gol talmente importante può sicuramente darti la giusta carica per affrontare un finale di stagione dove ci sarà la necessità di avere tutti a disposizione. E lui comunque anche nelle varie conferenze stampa aveva sempre rimarcato... Attenzione che c'è il Torino in avanti, ma la Fiorentina sbroglia. Aveva sempre rimarcato la necessità proprio di tornare a segnare, perché è un giocatore che ha sempre fatto tanti gol in questa stagione, forse il periodo di adattamento, forse non ha avuto troppo spazio, magari. Vediamo. Allora, a me la difesa della Fiorentina mi ricorda un po' quella di Calcio Balilla, che stanno fermi, no? E chiunque si trova davanti tira una pallata, no? E 9 su 10 va davanti, poi anche ora abbiamo rischiato molto. Cioè, mi sembra molto legato. Noi la palla alle spalle la soffriamo. Su questo ci sono dubbi. Solo quella? Cioè, vabbè. Ora Garbiati a bozza e fa disfattista. Però questa quella è una situazione di gioco che ci parliamo molto. Per questo vorrei libero lo stop e l'intenzione. Sì, va bene, ora forse esagera, però insomma scappare un po' di più non sarebbe male, anche perché ora. Cioè, Scappare vuol dire tornare indietro, cioè, ma si è capito. Abbassarsi, via. Sa cosa faremo d'estate? Noi continueremo sì, a andare. Però non mi avete detto, sulla mia provocazione di italiano, chi vorreste un allenatore? Perché chi è l'allenatore salvifico che portava questa squadda così in alto? Di quelli no, possibili. No, dai, ora difficile anche perché un salvifico non viene qui. Dai, via. L'italiano ha fatto no bene, benissimo ha fatto. Fatto bene. Ha dato un'identità. Benissimo, bene. No, benissimo, due finali, Sauro. No, due finali sono d'accordo. Vabbè, ma là Palladino porta in Monza ottavo. Ha fatto bene. Allora, ci sono allenatori Ha fatto bravi, benissimo anche lui. La stessa cosa.
Sì, ha fatto magia, però, verità. Diciamo, ha fatto bene perché... Intanto Paladino è il primo anno italiano e già al terzo anno. Appunto per quello che Paladino ha fatto benissimo come italiano. Ha fatto bene come italiano a Spezia, che salvò una squadra. Oh, molto... Torino avanti. Il Monza era più forte dello Spezia italiano, Il Monza quest'anno, cioè, scusate, è più forte sbagliato un dello Spezia italiano. Scusate, Torino ha sbagliato un gol. Ma come no? Ma... Fermati, Gabriele, che è successo? Con questo lancio di Riccardo Rodriguez a pescare alle spalle Singo, che aveva tagliato fuori Terzic, tentativo di palla per Caramon, ma tutto fermo per fuorigioco, perché insomma Singo era partito ben oltre la linea del penultimo difensore. Cioè, raccontiamo almeno quando tira non porta, se no, no. Allora io provo a fare la sintesi. Italiano è sicuramente l'allenatore giusto per la Fiorentina, perché? Perché è due anni che è qui, perché ha fatto bene, perché conosce l'ambiente, perché l'ambiente conosce l'italiano, sarebbe da pazzi privarsi di italiano per ricominciare per l'ennesima volta da zero. Per una volta si è trovato un allenatore che sta bene, che sta facendo bene, che ha legato con la tifoseria, ha legato con la squadra, con della tifoseria, diciamo così. Sa qual è il problema? Qual è? Ora, intanto vediamo come finiscono queste coppe, se ne vinciamo almeno una. Perché terzi da là. Oh, questa è punizione. Sì, punizione. Sì. Perché io come l'idea è quando si sedimenta un'insoddisfazione. Di chi? Della tifoseria. Ma siete insoddisfatti italiano voi? Ma io. No, ora, non penso. Ora noi qui si rappresenta sei persone. No, lui rappresenta un club di 2000 persone. Ho capito, ma credo nel calcio. Ognuno ha le sue visioni. Cioè, nel senso, poi siamo polemici come fiorentini, ognuno diciamo ci va bene. Esatto. Cioè, non esiste un pensiero comune di un club, cioè ognuno la pensa come gli pare. E leggendo i social, parlando al bar, ti accorgi che su italiano sono tanti quelli che storgono la bocca. E la storgono a prescindere dai risultati, perché ora. Nessuno dovrebbe farlo e invece lo fanno anche ora. Che significa questo? È come Allegra la Juventus. Al primo, se tu confermi italiano, il prossimo anno il primo pareggio in casa con il Genoa, vengano fuori un'altra volta. Sì, vabbè, però... E rischi di vanificare tutto, perché il calcio purtroppo è fatto anche di umore. Di umore. Sì. E te bruci tutto. Però la società un po' vivere su. Attenzione, che Torino è l'area di rigore a Fiorentina. Gabriele. Con Ricci che mette al centro dell'area di rigore. Igor mette fuori. Poi Ilic raccoglie questo pallone. Riccardo Rodriguez pensa al tiro. Fitta contro fitta. Va sul destro. Tiro sporcato sul fondo. Ma qua Torino aveva trovato un po' di spazio sulla destra con Singo. Buona la trama della squadra di Ivan Juric. Alla fine la pericolosità su questo tiro deviato da parte di Riccardo Rodriguez. Si ripartirà con un giro dalla bandierina. Con 44 minuti sul cronometro, Schurz sale, duello in area di rigore, sale anche Singo, attenzione a Gigi, insomma tutti i saltatori pronti per questa esecuzione. Il Torino si dispone a trenino con i difensori della Fiorentina che provano a braccare, il cross al mezzo, Schurz di testa anticipa tutti, ma pallone fuori, rimessa dal fondo per Cerofolini. Torino pericoloso su questo calcio d'angolo, Schurz. Però siete d'accordo che Fiorentina ne frega niente. Il Torino, che dovrebbe essere più, non sta facendo granché, qualcosa in più ha fatto. Sì, però non un granché. Qualcosa in più, ma non quella quella pressione di dire pericolosità. Comunque apposta, diciamo siamo a fine stagione per tutti, perché noi si è fatto 58 partite, loro avranno fatte 37, però insomma anche loro saranno un po'. Ma avranno fatto anche un po' di più, insomma, se arrivate a noi a quarti finale, Comunque, chiudiamo la vicenda allenatore. Tutto lo studio, posso assumermi questa responsabilità, vota italiano sulla panchina Fiorentina del prossimo anno. Anche Sauro? Tutto lo studio, ora non cominciare a esagerare. Sono convinto di rimanere italiano perché la società... Pensa per te. Hai fatto una fuga avanti. No, perché la società è per italiano, però io non... Allora... Quando ha detto fine prima primo Stefano, tempo, intanto, molto bene, finito il primo tempo, 0-0. Quando alla fine prima Stefano ha detto che qualcuno è un po' rammariato per il campionato, io faccio parte di quelli. Perché, secondo me... Vi faccio una domanda. Sono stati fatti dei belli errori. Posso fare una domanda? È difficile che andiamo in Europa tramite il campionato. Va bene. È vero, siamo nelle due finali. Questa è una cosa che può succedere, speriamo di no. Però arriviamo nelle due finali, non vinciamo niente. Vabbè, è come tutti gli anni. Come tutti gli anni, no. Si dice secondo me rimane un campionato positivo lo stesso. No, si parla dell'allenatore. Sì, ma io te l'ho detto prima io. Sì, sono dell'idea che se tu perdi due finali, paradossalmente quel malumore che c'era con l'italiano torna fuori. Però, e tu rischi di partire allora, un campionato. E tu allenatore, che così e non sei in Europa.
Però scusate. Ti sto dicendo che è un rischio. Però, io scusate. Difendo italiano. Però scusate, qui si sta facendo un discorso da juventini. Sì, cioè, perché sono legate ai risultati. Ti sto dicendo, noi. Allora, a Torino dicono, hai vinto, non hai vinto, infatti hanno mandato via Ancelotti perché arrivava secondo, l'unico anno non aveva rubato, perché era l'unico anno non aveva telefonato, no? Allora, noi dobbiamo dire un altro ragionamento, perché eventualmente la Fiorentina va in Europa? Perché ha sbagliato la prima parte della stagione, perché sono stati commessi gli errori. L'allenatore ha dimostrato di raddrizzarla questa cosa, per cui sì. La Fiorentina d'italiano, da gennaio in poi, ha fatto bene in campionato e nelle coppe. No, no. Come no? No, tu non da gennaio in poi. Da febbraio, vabbè, da fine febbraio un po', allora, perché a gennaio rientro cerchiamo di capirsi, due punti in sei partite. Cerchiamo di capirsi, da quando italiano ha corretto alcune cose, questa squadra ha fatto bene, quindi la se fossero delle la elezioni, proiezione la giusta, proiezione del prossimo anno è che la Fiorentina, poi invece impazzisce e rifà. Posso dirti come? Allora, cambiare allenatore, cambiare modulo, cambiare preparazione, è follia secondo me, indipendentemente se ha fatto aver vinto o non aver vinto. Questo io dico. Io non come so perché mi dici. Te non si mai cambia allenatore allora? No, certo, cambia. Cambiare si cambia quando, come con Iachini è successo, la squadra è polverizzata. Sì. Sono la tua idea. No, ma allora, tante volte si cambiano anche per sbagliati motivi. Ma tu quest'anno, per come la vedo io, ha fatto cose straordinarie. Ci ha portato in due finali consecutive con una squadra che probabilmente non era due finali Pitala ce l'ha aperta la Cremonese, non ce lo dimentichiamo. Poi la finale è sempre finale. Guardate che arrivi... quando si vinse la Coppa Italia nel 95, si incontrò in nulla, è vero. Lecce, Palermo, sì, poi vinse in semifinale e la finale dell'Atalanta. Quindi sono d'accordo. Quindi Italia ha fatto benissimo, ma soprattutto per me ha fatto bene perché ha creato quello che noi da tempo chiedevamo: una identità di squadra, un gioco. La Fiorentina la riconosci. Se te chiudi gli occhi e vedi giocare, è quella. Poi c'è le giornate in cui ti travolge e le giornate in cui fa le biscate e perde. Perché? Perché ha delle carenze in rosa. Ma l'identità c'è. Cioè, questa la cercavamo manca da anni. Siamo stati anni a cercare l'identità e non la trovavamo. No, ma io non volevo dire. Giudicare, diciamo, italiano, cosa, non ci mancherebbe altro. Se era confermatissimo, mi sembra anche giusto. Insomma, l'hanno fermato quando andavo via. Ti immagini ora? Quando andavo via? No, quando era il periodo di crisi, gli sono stati accanto. Ti immagini adesso? Via, il periodo di crisi è stato proprio forse con il Torino e con il Bologna, quando si perse in casa. Sì, quando si fece i punti, si è partito. Eri dentro in Europa ancora. Sì, sì, no, ma per dire, però, se uno ha un po' un rammarico con il campionato, un po' ci ha messo di mano anche italiano. Però scusate, è come io compro un giocatore che ha 19 anni, Vlahovic, no? Mi fa male 10 partite, poi mi ci ha segnato, però le prime 10 non ci va male. Cioè, italiano è un allenatore che è stato presente. Sta finendo bene. Ma poi esordiente sta crescendo. Posso dire che se è un imbecille lo faccio crescere e poi lo mando pronto. Siete voi stessi a certificare che italiano è bravo e deve restare. Perché quando io prima vi ho detto, Inter Fiorentina, quanto lo giocherebbe? Voi avete detto zero, cioè nessun giocatore della Fiorentina giocherebbe l'Inter. Questo significa che la Fiorentina gioca al calcio. Perché se è arrivata dove è arrivata, ci è arrivata per un'idea alta di calcio che è andata oltre il merito individuale. Noi spesso, alcune squadre, no? Quando vincemmo la Coppa Italia nel 95 e c'era due o tre giocatori che erano di un'alta categoria, Battistuta la vince mezza da sola. Tu quest'anno non c'hai il giocatore che ti ha vinto le partite da solo. Hai avuto una squadra che ha giocato collettivamente e le cose migliori le ha fatto quando è stata collettiva. Quando si è smarrita, si è persa, si è andata male. Diamogli un merito. Sì, sì, però no, ma io do un merito a tutti, ci mancherebbe altro, guarda, che tu lo sai. Io vorrei dire, però, io quando c'è da dire una cosa, io sono aperto, so tornare indietro, so tornare sui miei passi, va bene? Anch'io. Però ti dico, stiamo attenti a esaltare però troppo. Ti dico, a esaltare esempio, troppo. Uno di Torino. No, nel senso buono. Ma là, mi ero esaltato di te Klopp. No, nel senso però buono. Però, per esempio, là, uno, se parlavo bene di Torino, di Juric. No, alla Juric dovrebbe mandare via anche Juric. Anzi, a Juric dovrebbe dire, te hai giocato la Fiorentina e erano morti. Cioè, hai vinto un campionato, Coppa Italia, ti sei fatto buttare fuori. Ma Juric non è il mio giocatore della Fiorentina. Scusa, ma... parliamone, sono anche tu di noi siamo peggio la Fiorentina. Parliamone di te. Ma Juric, arrivare a quel punto qui che adesso... È come una vittoria. Sì, cioè, ragazzi, una squadra, perché? Ragazzi, ma perché? Stiamo scherzando. Ma perché? Ma perché la rosa del Torino è più forte come quella della Fiorentina? È più forte il Monza e Torino è rosa. Allora, ti posso fare una finestra? Ma tu, no, il Monza è più forte. Il Monza è più forte, ragazzi.
Allora, prima avete detto che la rosa di Monza era peggio dello Spezia due anni fa di Italiano. No, ragazzi, ma chi l'ha detto? Lui. Io ho detto, fermati. Facciamo una pausa, recuperiamo il tutto. Tempo è bello, e tempo comunque è bello. Italiano all'unanimità resta. Certo che resta. No, facciamo io e te. No, ho deciso io. La storia è anche la nostra e quella di tutti gli aspiranti chef. Per questo alla Coop ci sono i prezzi pop. Sulle grandi marche, grandi sconti su tanti prodotti a scelta, come i salumi Negroni scontati del 50%. La Coop sei tu. Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Fede, pronta per una nuova sfida? Pronta! Dovrei chiudere gli scatoloni di un trasloco in 1 minuto 52,98. Come il mio record! Via! Vinci come me le sphide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dà energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus 50 più con Actiful e Menarini. Pronta per la prossima sfida? Eccoci qua, siamo c'è chi pettinati. Allora, dovremmo c'è stato uno scontro la telecamera quando c'è le pause. Allora, io vorrei ritornare dal mio amico tifoso, perché mi dicevi tu figliolo è Pejovic. Intanto quanti anni c'hai tu figliolo è Pejovic? 20. Perché è 20, quindi è maggiorenne, può votare, quindi è capace di intendere di volere a pieno, può guidare, può fare qualcosa. Ma fallo scrivere il club di loro due, non ci capisce nulla ai pallonici. Perché tu figliolo è Pejovic come me fattori e basta a Firenze? No, quello lì non lo so, sono fatti no. Allora a me quello che mi preme dire, almeno per la mia visione, è anche un po' del gruppo di cui fa parte e dei tifosi in generale, come Stefano. Cioè Cecchi l'avete già preso nel vostro gruppo, mi sembra. Sì, sì, sì. Non si è fatto la testa. Esatto. No. Guidava il furgoncino, guidava. Certo. Nel senso, sta a ragionare di tante cose, cioè no, Firenze è una piazza dove si deve ragionare il meno possibile, perché già c'è tanta confusione, ognuno dice la sua e così si va da poi parti. Secondo me quest'anno c'è la rosa, te avevi una rosa che non è all'altezza di andare a due finali. Si è avuto fortuna sì in Coppa Italia, di là se cosa.
la forza fortuna. È stata che anche la società, cioè, sta migliorando. Io ero uno un po' scettico anche in confronto alla società, invece ora la società è migliorata tanto, cioè ha difeso a spada tratta l'allenatore nel momento di difficoltà, ha difeso la squadra, si è creato tifosi, squadra, società, un gruppo, e questa è l'unica forza, perché se, secondo me, se veniva Gattuso, no vabbè, Gattuso era non sarebbe, non sarebbe, e qualsiasi altro allenatore forte, anche lo stesso Spalletti che ci sentirà, però questo vuole i giocatori. Per me italiano, cioè, c'ha i suoi difetti, però ci ha fatto divertire, e poi è due anni che dei risultati si sono ottenuti, cioè andare in finale in due competizioni mi sembra una cosa da poco. Bene, quindi questa è il, come dire, la nostra cassazione. È un'analisi fatta sui risultati, va benissimo, ci mancherebbe altro, poi il risultato alla fine su quelli che contano, eh. Sì, io torno a ribadire, per noi tifosi della Fiorentina, oltre al risultato, cioè noi abbiamo visto molte stagioni in cui a febbraio si è cominciato a dire chi si compri il prossimo anno. Vero, perché non sa andare nessuno, è giù. Noi siamo, oggi è giornale, 21 di maggio, che fino al 6 di giugno, cioè fino all'ultima partita, siamo a dirci che senso può avere questa stagione. Quindi questo già è un successo, per come la vedo io per Firenze. Certo, se poi uno porta una di queste coppe, entra nella storia perché l'ultima l'ha vinta 22 anni fa. Cioè io ero giovane, mi ero appena sposato, era un viaggio di nozze, era alle Barbados. Era giovane, allora, anche noi. Quindi. E tra l'altro, se dovessimo vincerla, somiglia più alla Coppa del 95 che a quella del 2001. Perché? 95, vi ricordate? Eravamo in ascesa. Eravamo in ascesa, era arrivato da poco Cecchi Gori, pensavamo sì, grandi oggetti. Il 2001 era il Cecchi Gori finale, era un po' il della Valle finale, cioè si vedevano le avvisaglie, la dismissione. Stavolta è un presidente nuovo appena arrivato a tre anni e mezzo, che comincia a vincere, e tu pensi che non sia il punto d'arrivo, ma sia uno scalino per andare oltre. Quindi la vedrei proprio una vittoria di Coppa bella, piena, pulita, non con infatti, quel magone che c'era nel 2001. Infatti quello che penso che io. Che si fallisce. Il magone si sta per fallire. Ragazzi, nel 2001 si finisse la Coppa Italia, ma si vedeva che stava crollando tutto. Sì, c'erano avvisaglie, gli stipendi non pagati. Cioè, infatti da due anni. Infatti io spero che, come ha detto Giacomo, cioè, che noi si può non parlare di nuovi acquisti. Mi auguro la società sia già a lavorare per nuovi acquisti. Sai, anche che lì si vinca o no. Cambierà, però. Ecco. Sai cosa? Vedo alcune squadre, pensa al Napoli. Ci sono alcuni giocatori emergenti e vedi subito che il Napoli c'è sopra. È che a me piaceva che Fiorentina facesse una cosa rivoluzionaria, che ci arrivasse dell'acquisto senza che non si conoscesse niente. Però scusami, non legato al procuratore. Però al Cecchi, giro, posso dirti una cosa? L'anno scorso la Fiorentina stupì tutti. Perché noi siamo partiti con un grande ottimismo quest'anno, forse anche eccessivo? Perché l'anno scorso, pronti via, la Fiorentina annunciò Dodò, Mandragora, Jovic, cioè gli acquisti li annunciò a luglio. Vero. E partì il ritiro con tutta la squadra. Era una cosa che per noi sembrava anche Jovic, una cosa strana. Arrivarono tutti, cioè il ritiro c'erano tutti. Allora, probabilmente io mi auguro che anche quest'anno queste finali ritardano un po' anche. Però voglio dire, notizie, avranno parlato, cioè, siccome l'ho capito io, ci manca un attaccante fa gol e un esterno fa gol, magari no, io andrei a cercare questi. Poi è chiaro che a seconda, vinco la Conference League, forse ho un appeal in Europa diverso, non se la perdo. Posso dirti una cosa, secondo me, ha detto una cosa giusta Sara, sono le coppe che ti ritardano tutto, perché se vai in UEFA non ti puoi presentare con una difesa del genere, devi comprare qualcosa d'altro. Ho capito, per quello che devi aspettare un attimo. Sì, ma loro avranno, mi immagino, da dire, comunque sanno che manca un centrale? Avranno A, B o C, immagino, sì. Se vuoi UEFA piglio A, se vuoi piglio B, oppure sto a vedere. Ma non puoi incominciare a fare trattative finché non sai quello, no, capito? più che altro secondo me, sì è vero, cioè, però sai, abboccare puoi. Puoi abboccare vuoi. Però sai, tu vieni da te uno, no? Sì, tu certo. C'hai uno che sai già che per dire è in Champions League o che cosa, e tu vieni qua e non so ancora incerto. Aspetta, pendo sempre gli faccio Giacomo, dico a quegli altri ni, e a te gli dico no, vabbè, sì, cioè, però gli faccio, però infatti gli faccio vedere i miei interessi e poi valuteremo. Vabbè, però diciamo una cosa, che la Fiorentina ha diciamo, oltre ad aver fatto un paio di stagioni di buon livello in Italia, oltre ad avere una proprietà che paga gli stipendi, che non è una cosa mi sembra molto, perché ricordiamoci, Fiorentina e Cremonese sono le uniche due società in Serie A che non hanno dovuto chiedere, come dire, i contributi allo Stato per pagare le tasse. Vero,
il Viola Park, noi ci si ride tutti, ma io mi metto la testa fuori da Firenze, tutti, ho visto l'altro giorno c'era Vieri che ha fatto una diretta sul Viola Park della Fiorentina, quindi probabilmente anche per un calciatore dire guarda, te tutti vieni a allenare qui, tutti prepari qui, cioè da, è comunque anche un biglietto a visita di una società. Da una prospettiva. Che forse non è che vuoi vacchiare, che non fa un centro sportivo così. Da una prospettiva quindi, probabilmente a un giovane, oppure a un sì, a una appena uscita, a un però, esperto. Però insomma, è comunque... Dunque mi confrontavo con Vittoria. Sì. La Fiorentina c'è una rosa di quantità, perché noi oggi giochiamo con 10 undicesimi cambiati rispetto a giovedì. E la partita non è buono, perché con questa cosa non potevo fare questo. E la partita comunque la stai facendo, non è che c'è una squadra, oddio, entra Jovic. Il problema è uno solo, la quantità non ti fa qualità. Però secondo me ci si accompagna. No, la fase successiva era non innestiamo 100 giocatori, no, mettiamocene 1, 2, 3, ma di qualità alta. Ma il problema è che lui che l'ha voluto i doppioni che servivano. Ma se te avessi giocatore. Non me ne sai, in Europa ti servono uguali. Sai da fare cambiate? Ho capito una cosa dopo ci ho messo Stefano, tanto. Lui fa. Se vai in Europa ti servono uguali i doppioni. Certo, sì, ho capito. Sì, ma però ti servono di qualità. Te ne serve due o tre che alza la qualità, perché tu c'hai un telaio ora. Di più di due o tre. Ma te ora ce n'hai 20, c'hai più di 22. Ma qualcuno ti andrà via anche. Appunto, cambiarne due o tre o quattro, non di più. Io non ne cambierei di più, sì, avrei. Ma so, problema che secondo me, quelli che ti devono via dei io un centravanti, io te si può bene a Cabral, e io avrà tutta la vita, però, ma arrivasse un centravanti vero, lo capisco. Sì, ma vero è difficile. Ma arrivasse, però Zapata. Zapata no, Giacomo. Zapata ormai a fine carriera. Io vedo altro. Io vedo e altro cosa vedi? Dimmi, fammi un nome, dai, tanto per... Io in Italia non me lo fo, ti dico il profilo. Lo Scamacca, che poi a me non fa impazzire, ma era il profilo di dire scommetto su Scamacca e fra tre anni c'ho quello fortissimo. Di Scamacca. Di A ti piace? A me piace. Mi piace, ma ora costa troppo. Cioè, a lui gli piace Lucca. No. Luca, no. Però avete il profilo qua, perché Zapata Luca è forte, certo, ma è un giocatore che arriva a fine corso ormai, cioè... Sì. È ricominciato il secondo tempo. Potrebbe farti comodo per gestire dei momenti, ecco. Esatto, però vorrei il profilo di Scamacca, non come Scamacca giocatore. No. Il giocatore in ascesa che può diventarmi il crack. Ma non è semplice. Vabbè, ho capito. L'anno scorso c'è mancato un attimo l'Alvarez che è andato a Manchester City, vi ricordate la fase a gennaio? Sì, c'è stato un attimo. Quello è il profilo. No, a noi c'è stato un attimo per Van Basten, per cose. C'è stato sempre l'attimo, però ci siamo matoccati. E non ci sarebbe Fiorentina se no, capito? Vabbè, comunque ragazzi, anche questa cosa di Alvarez si è tirata su un po' noi. Sì, sicuramente. Sì, no, ma detto vuole andare a giocare in Premier League, andare in Manchester City. Ma per divi profilo. Un giocatore così. Per divi profilo. Vabbè, vediamo. Oh, magari c'è. Intanto è ricominciata la partita con il Torino in attacco. Gabriele. Giusto. Cross di Rodriguez, mette fuori Terzic, Torino che si sta facendo vedere sulla fascia sinistra. Poi Ilic conduce, Schurz ricicla il pallone per Buongiorno che è pressato da Cristiano Kwame. Allora ricomincia all'indietro da Milinkovic Savic. La Fiorentina ha effettuato un cambio. È entrato Luka Jovic ed è uscito Sottil con Kwame che è stato dirottato sul lato destro del tridente offensivo della squadra di Vincenzo Italiano. Quindi insomma questa è la scelta, è da capire il motivo, però in questo momento non ci sono notizie al riguardo. Forse il motivo è che la vogliamo vincere, è molto semplice. Ce n'è uno solo che Sottile è già male e soprattutto... No, che altro avrà fatto anche una cosa di dire, ma Saponara là, a destra un conto. Ma scusate, ma... Può darsi anche perché vorrà far giocare sotto il mercoledì. No. Ragazzi, ha giocato male sotto, via. Scusate, ma può darsi così come ho azzeccato il 4-3-3 giovedì. Lui abbia detto, siccome Jovic a Roma comunque mi farà gioco, no? Lui fa giocare 45 di oggi, che uno magari mi fa vincere la partita perché c'ha ragione. Andiamo strappa? Da Gabriele, vediamo un po' cosa accade. Che cioè, il Torino gestisce palla. Gabriele. Milinko e Savic lancia a lungo a cercare la corsa di Sanabria, ci mette la testa Igor, colpo di testa a seguire di Duncan, mette ordine Mandragora, bravo ed elegante ad andare via in giacca e cravatta Mandragora, vediamo se allarga a destra, adesso arriva sì il passaggio per Kwame, possibilità con Kwame che cross all'interno dell'area di rigore, Jovic! Sì! Jovic! Eccolo qua! Jovic! Che va a esultare sotto il picchio, occupato dai tifosi. Quinto gol in Serie A per Luka Jovic che bussa toc toc, ci sono anch'io nelle generazioni.
per chi è? Luka Jovic 1-0. Dai ragazzi, vi stavo dicendo, Jovic ha segnato mentre stavo dicendo questo, e questo è un giocatore che può servire in vista della finale di Roma. E Luca, col quale io ho un legame proprio affettivo, ha risposto immediatamente, con la specialità della casa, il colpo di testa. Fammelo rivedere. Poi se no, si è mosso benissimo. Si è mosso proprio bene. Proprio, op. Perché poi vedi, guarda, ha messo un gran cross. Bravo, bravo, eh. Qua a me stiamo bravissimi. Qua a me bravissimo. Sul spollo, se su però lui... Se Suso non si genera a noi, si massacra. C'è entra avanti vero, lui fa il passo avanti e poi si sfila. Poi si sfila lì, lì il difensore. Se Kwame la mette bene, è morto. Ma se il difensore non lo sente più, cercalo. E se, ma ormai è perso. Ormai è perso. Intanto, guardate, è perso. Hanno sostituito il pallone. Questo è il pallone assegnato io. Questo lo vogliamo noi. È per noi. Questo è per me e già. Tra l'altro direi un'altra cosa, che questa azione è stata avviata da una giochessa di Mandragora a metà campo. Sembra strano, insomma. Fatto un gran lancio Mandragora. Sì, certo. E quindi diciamo che Mandragora e io però la cosa migliore è Rossi, qua me. Sì, back cross. C'è la cosa migliore è Gol di Jovic. C'è più gol. Sì, ecco il sindacato, c'è Trevanti, Se l'avesse fatta la CGR di Trevanti. Se faceva gol Cabrali, Cecchi stava ancora facendo la Bralitudine. No, era disteso sul tavolo. È inviata, bonus. Ha fatto un gran gol. Io voglio bene anche a Jovic. Ma sai che sono contento, perché l'avevamo creato per quell'altro gol che era simile a questo. Sì. Va bene, però qui... Sì, però io ve lo sapete, ragazzi, per me Jovic è più forte. No, lo so che è forte. Io voglio più bene a Cabral, ma un altro discorso. Sì, ha ragione. Allora, come si chiama il tuo figliolo? Manuel. Intanto salutiamo Manuel. È Manuel, che è lì che è esultare a Torino. A Torino, Manuel ci capisce di acci, glielo dirà anche il babbo. Stasera. Di sicuro anche il babbo gli dirà. Però ancora è lunga, ragazzi, siamo al 50esimo, quindi manca ancora tutta la partita, e noi sappiamo benissimo che ci sarà. Ora sì da soffrire, che prima non ci importa nulla. Ecco, ora sull'1-0 per la Fiorentina. Ci si lascia anche per l'ottavo posto, per tante cose. Allora, Vittoria, intanto... bravo italiano, perché noi abbiamo detto va confermato, fa il cambio, il cambio nasce proprio sull'asse del cambio, perché qua me sulla fascia, crossa per Jovic appena entrata e gol. Sì, io voglio sottolineare, bellissimo il colpo di testa di Jovic, perché l'ha impattata bene, l'ha angolata in modo perfetto, però anche qua me ha fatto... E sono contenta anche per lui, perché noi celebriamo Jovic, però anche qua me sta tornando in condizione. Diciamo è 21 maggio, quindi... ha fatto il primo cross della stagione, bene, però insomma... No, era partito bene all'inizio. Era partito molto bene, però insomma dentro l'area. Poi si era un po' perso. Qua me, ecco per esempio, qua me a mio avviso, così visto siamo a giocare un po' lo conferma. Al calcio mercato, però un calciatore nel gioco italiano non è proprio un esterno, non è una prima punta, è una seconda punta. Lui è da 3-5-2 secondo me, che avete capito, ormai ho deciso di parlare ormai, di calcio. Ormai c'è la maschera, faccio outing e fuori l'intenditore. È un giocatore da 3-5-2, infatti nel Genoa giocava accanto a Piontek, no? Quindi forse è un calciatore che meriterebbe andare a giocare da un'altra parte. Intanto la Fiorentina è ancora avanti, Gabriele. Barak! No, tiro respinto da Buongiorno, altra buonissima trama Mandragora. Con protagonista Luka Jovic che ha scambiato Mandragora. Con Terzic, ma no, seguiamo ancora Jovic, l'azione con Saponara Mandragora. Che in surplus mette al centro il pallone, forse mano, ehi! E nel frattempo la Fiorentina con quarta alimenta l'azione, Venuti si allarga sulla destra, Kwame, scorribanda di Venuti che passa, Venuti va sul fondo, possibilità di cross che arriva adesso, Jovic scivola, Saponara fuori, tutto da rivedere, a protestare la Fiorentina, perché su quel suggerimento di Saponara la mano di Gigi potrebbe starci, comunque Fiorentina che con l'ingresso di Jovic e il dirottamento di Kwame sulla fascia destra ha letteralmente cambiato volto. È una Fiorentina che trova più spazio. Rivediamo. Sembra evidente. No, prima ce l'ha attaccato. Non lo so. Da quell'inquadratura sembrava evidente. Vediamo se ci sarà un meno italiano perplesso. Ha fatto così perché il pallone è allargato. Calcio l'angolo che si batte, ma qualche dubbio rimane. Arriva il cross in area di rigore con Igor che salta, poi Kwame sistema il pallone, serve ancora Saponara sulla destra, altro cross sul secondo palo, Mandragora salta, pallone sul fondo e rimessa per il portiere. Ma io onestamente ho ancora qualche dubbio, vorrei rivedere un'altra inquadratura. Tutti noi ci sa qualche dubbio, ma il braccio era lungo il corpo, quindi io l'avrei dato personalmente. Però si è accesa la Fiorentina. E l'avrei fatto battere a Jovic. Di rigore, sì. Perché ricordatevi l'annata di Jovic, secondo me, è nata molto dal rigore con la Juventus. Bravo, i centimetri. Perché se fa gol con la Juventus cambia tutto.
Ma poi cambia pensa, per lui, pensa. Per la tifoseria, per tutto. È sempre il millimetro. Con la Juventus fa palo. Palo giovedì scorso fa un palo, lui fredda. Camoroso. Anche lì l'hanno massacrato. Sì. Ma lui davanti al portiere, lo freddi il portiere, non fa neanche la reazione. Boom, stilo secco, palo di un millimetro. Picchia dentro e esce fuori. A volte il calcio è davvero. Calcio malefico. Vive di centimetri. Un millimetro in più. E racconti un'altra stagione. Lo attacca anche si vive di centimetri. E racconti un'altra stagione. Lui. Perché lui è bravo col Basilea, si è bravo. Tiene la palla ferma. E contropiede il portiere non accenna neanche. Cazza netto. Ragazzi, Majovic dovrebbe venire qui tre puntate, impara a ridere e diventa il fenomeno di tutti. Sì, Majovic è chi un ride. E questa cosa va un po'. Ricorda qualcuno lo studio, probabilmente. E infatti stavo dicendo il Galbiati, ho capito come. Cioè lui fa l'opinionista come faceva il libro. Quando te parli. Poi fa così con la mano e dice: no, io non ho fatto niente, io ho fatto niente. Dici, ma mi fai parlare? Intanto ti assesta un altro colpetto. Però diciamo che la Fiorentina, caro facendo. David, insomma, ci ha sorpreso in positivo in questo video. Mandragora bene, ragazzi. Mandragora. Ancora in avanti, Gabriele. Era cross basso, esce Milinkovic-Savic, molto bravo qui il portiere del Torino. A capire la traiettoria, ad uscire in presa bassa, ad evitare che Kwame arrivasse puntualissimo con l'appuntamento per il 2-0. Occhio al contropiede del Torino, stoppato sul nascere da parte di Terzic, che si autolancia con il suggerimento di Saponara. Altro cross in area di rigore, però qui Savic è bravissimo a prenderla con le mani. Lancio lungo per il portiere del Torino sulla corsa di Caramo, tiene quarta, che concede comunque un calcio d'angolo. Caramo, senz'altro uno dei più vivaci della formazione granata. Giacomo, dicevi, Davi, insomma, sorpreso fino a un certo punto, perché cioè sta fiammata. Sì, no, però i discorsi che si faceva prima, voglio ritornare anche alle polemiche di dire che i tifosi, no, contestano, qualcheduno contesta italiano. Allora, noi ci se ne accorge perché nel 2023 c'è i social. È vero, prima, è vero. No. Prima c'era lo stadio e il bar Marisa. Vero, bravo. È vero. E nel senso, allo stadio io non ho mai visto, da quando c'è italiano, contestarlo. Diciamo che lo stadio ha contestato Ranieri. Faccio una magia, sparisce. Allenatore di Carosi. Io ho iniziato, c'era Carosi. Ma invece, quanto cominciamo a mettere? Sì. Se Carosi, se Carosi se ne va, lo scudetto viola sarà. Esatto. Te ne vai o no, cioè, mi ricordo la Pistoiese in casa, però Dio, allora, ecco, una cosa che voglio dire di noi del Valdarno, ma penso come i ragazzi della curva, perché anche lì voglio precisarlo, perché negli ultimi anni anche a livello di curva c'era stato un cambio e avevamo perso un po' di forza a livello. Sono subentrati questi ragazzi giovani che all'inizio hanno fatto di sicuro qualche sbaglio. Aspetta, perché c'è il tiro in area di rigore, pericoloso. No, no, bravo. Bravo, molto bene. Scusa. Ancora fuori gioco, ancora fuori gioco. Che mi hanno fa sta male e poi è fuori gioco, dimmelo. Spatisce per io. Allora, che di sicuro hanno fatto qualche sbaglio perché erano giovani, però anche loro, ora va detto, da chi è abituato da 30 anni, 40 anni ad andare allo stadio, sono stati bravi e ora è già da metà dell'altro anno, se si va allo stadio c'è una bella curva unita, cioè tutti compatti allo stadio, l'allenatore, i giocatori sentano, cioè. È vero, questo è vero. E comunque per questo qui riguarda, è importante. Se mi permette, avete proprio, per quanto riguarda la società, secondo me ha lavorato bene, perché nessuno può dire niente, è stata fortunata con la pandemia. Perché noi avevamo passato forse uno dei peggiori periodi come squadra, intendo, e lì probabilmente ci sarebbero state delle contestazioni che invece hanno potuto superare proprio per la pandemia. Cioè, siamo una stupidaggine, ma sì, poi, infatti, sì, però può essere stato di sicuro, t'ha ragione, un pro, però potrebbe essere stato anche un contro, perché questi sono subentrati, hanno speso soldi. Sì, no, è vero. E vero. Nel senso. Però avevano da imparare delle cose, no? Cioè, tanto, hanno fatto tanto, degli errori. Hanno fatto degli errori. La pandemia anche, che gli venivano perdonati perché almeno c'era nessuno. Poi magari veniva criticato sui giornali, tutto quello che vuoi. Però non avere lì a campo, per quanto riguarda la curva, la curva più che i giornali è lì. Bravo. Allo stadio. Loro la cosa lì l'hanno potuta gestire, diciamo, ora dico gestire, a meglio se non c'era la pandemia, però per dire, gli ha permesso di fare esperienza e di venirne fuori, ecco, il concetto è quello lì, se, per come la vedo sì, no, io. No, poi c'è stata la fortuna che prima di loro
c'era una società che ormai la gente non ne poteva più, sì. Sicché pur è stato fatto tanto per mandarli via, che si sa, uno pur di avere ragione c'ha un tasso di pazienza in più. Però secondo me si stanno mettendo, infatti anche la storia di Italiano cioè, si è calato bene, anche oggi si vede ragazzi, noi si gioca senza 10 titolari. Cioè, Torino sta giocando la partita della stagione, cioè, ma di che si ragiona? Noi in supplies, ora poi cambieranno, si sta vincendo 1-0. Eh sì, è vero. Allora, torna al discorso di prima. Cosa c'è, Galbiati? Siamo tutti che ci sa la rosa, meglio. Come vi dicevo prima. Ma allora, questo si è sempre detto, dai. La rosa è meglio in Torino, ci sarà. Se... No, devi stare calmo. Io invece vado da Gabriele Calderon per sentire un po' la partita. Gabriele. Schurz in possesso del pallone, la formazione granata all'interno della propria metà campo, manovra Ricci che punta Mandragora e va da Caramò, altra finta del numero 7 granata, lo contiene molto bene Mandragora che costringe quest'ultimo a tornare indietro. Schurz va a destra dove sale Singo, poi di testa Terzic per Duncan, non capisce le intenzioni di Saponara che veniva incontro al pallone anziché partire, e allora palla confezionata e regalata nuovamente alla formazione granata. Ricordiamo che la Fiorentina ha un solo ammonito in campo, è Mandragora, nessuno nel Torino, una sostituzione fatta vincente per Vincenzo Italiano, fuori Sottile, dentro Jovic, autore del gol del vantaggio. Adesso Singo prova a scorrimandare sulla destra, salta netto Terzic che ha scivolato, Singo converge verso il centro, Singo palla dentro, Sanabria controllo difettoso, ma ancora a Torino, Singo in area di rigore, Danca ci mette un piede e subisce anche un fallo, cartellino giallo per Singo che ha commesso una imprudenza secondo Massi. Calcio di posizione per la Fiorentina, brava la squadra di Vincenzo Italiano qui a raccogliersi, a chiudere lo specchio della porta e a recuperare il pallone sul controllo difettoso di Singo. Esatto, pestone evidente, fallo imprudente, quindi ammonizione. Giacomo, eccoci qua. Ora si ammoniscono anche per gli sputi, però dai. Anche se qui ha fatto bene, ma non è da ammonire. A norma di regolamento, comunque, ascoltami, Stefano, che gli viene fuori il cuore granata? Gli viene fuori il cuore granata? Attenzione, ma io dico, entra Miranchuk. Dentro Miranchuk e Olaina al posto di Caramò e Singo. Miranchuk è un bel problema. Io dico che in generale una roba del genere non puoi ammonirla, dai. Non puoi ammonirla. Però, allora chiedo a voi che siete tecnici, dal regolamento è da ammonire o no? Io ho detto che il regolamento io ho detto di ora sì. E allora o si cambia regolamento o ci sarà. No, ma infatti io ho detto che non contestiamo questa cosa. Secondo me da regolamento non mi dovrebbero fare le multe andare a Firenze Sud e voi a 76. Me ne hanno fatte 5, allora però lo pago. Dobbiamo far sempre. Capito? Però le pago. Posso dire da regolamento sì. Da regolamento. È la tua idea, no? No, secondo un'idea normale, perché posso dire 75 devo guardare. Siccome abbiamo giocato a pallone, così il calcio va a finire. Siamo d'accordo, ma su questo siamo tutti d'accordo. Perché non puoi ammonire. Cerchi di farlo meno fisico, cerchi di farlo ma meno che lo faccia quello del Toro, che lo faccia quello della Fiorentina. Sì, ho capito. Non è da ammonire. Posso essere d'accordo. Ma danno 200 rigori. Stanno tentando di farlo meno fisico, cioè di farlo meno spezzettato. Sì, lo sai dove io non sono. La filosofia è quella, Roberto. Così è più spezzettato di prima. Sì, sì. Lo sai che si è perso un po', secondo me, dove io contesto, per dire che sono falli che in allenamento nessun giocatore chiede. E che poi gli venga andati. Fa per dire vado scivolato, anticipo e poi magari vado a. È normale, e magari mi danno fallo e mi ammonisco. Io sono dell'idea che l'importante è che sia uniforme. Cioè, stabiliamo. Devi essere uniforme. Per questo siamo uniformi. Come per esempio sui fuorigioco hanno tolto discorsi, perché se anche un millimetro è fuorigioco, benissimo. E devo dire è per tutti. Perfetto. Tu hai visto contro la Juventus uguale loro, cioè l'importante è che sia la Juventus bella, visto che hanno annullato il gol e c'era quello di tenere in gioco sulle regole non hanno visto le regole, c'era un errore, quello è stato un errore di VAR, vale. Bello, poi se l'hanno fatta alla Juve tu sarà contento, meraviglioso meraviglioso. Vittoria, facciamo la vittoria. No, intanto segnalo che prima dell'inizio della partita ci sono stati dei cori da parte della curva del Torino molto pesanti contro Commisso. Bene, speriamo perdano. Vabbè, sono di Cairo. Per le parole che hai lasciato Cairo, in settimana. Difenderanno Cairo, penso. Ah, giustamente. Sì. Sai, Commisso non è che l'andavo morbido. No, loro fanno bene a difendere Cairo, perché è un bel presidente. Fanno tante devo dire, Cairo e la Gazzetta non ci vogliano bene. No, vabbè, roba da questa. Pazienza. Roba pazienza. Non si fa anche poco per fare io sono dell'idea, io li obbligo a farmi mettere in prima pagina che
sono andato in finale e mi hanno messo in prima pagina. E io mi diverto a obbligargli, magari succedesse. Scusate, quello che non può succedere. Tornando sulla partita, ora dico una cosa che faccio. Partitona di Venuti. Sì, molto bene. Venuti sta facendo una grande partita. Un po' di tutti, oggi. Sì, però siccome Venuti è uno dei giocatori, tra l'altro è vostro conterraneo, sta facendo una grande gara, Sì. E anche questo, insomma, a noi fa piacere, perché quando vediamo giocatori criticati, bersagliati, così, che poi... Rimettilo bene un'altra volta! Entraci più cattivo, Jovic. No, era in buona posizione il difensore lì, l'ha fatto così. Ragazzi, c'è Fattori, se Jovic sbaglia il rigore, ce l'ha tirato troppo bene, capito? Fattori è il Luciano Lama di Jovic, lui non che da faccia, lo difende, ha preso il sindacalista di Jovic. Sì, vero. Scegli te chi tu vuoi essere, Trentin, Luciano Lama, e tu vuoi essere... Però diciamo, questa era una palla bella, tagliata tutta la bella piccola, palla. Era una buona. Stavo brava. Cabral faceva godi lì, però va bene. Sì, va bene, via. Ho provato a lanciare un assist a Cecchi, ma non l'ha. Fallo te. Cecchi ha cominciato dicendo: sì, ma a me di questa partita non mi frega nulla. No, mi sto appassionando perché è tutto, perché un tirizzito. Perché la Fiorentina si sta intercettando la mia simpatia, perché io pensavo che oggi fosse gara a Monmilla, si perde. E invece, e sono lì in campo, gioca meglio il Torino. Cioè, si merita un applauso. Galbiati, tra l'altro. Secondo tempo, cambiata la posizione, vediamo un altro Saponara. Sì, che si è fatto anche male ora. Ho capito. Ora che ma ragazzi, no. Era una notizia, sì, no, da solo. Si è fatto male anche da solo. Gli leva il microfono. Però è una notizia. Sta giocando bene o no? Vuole Saponara dentro break, cambio, non ce l'ha fatto. Infatti esce entro break. Dicevo quello perché se l'ha fatto male da solo. Allora uno dice, guarda, sta giocando bene, purtroppo esce perché aveva trovato, come dire, la sua... La posizione è quella, non può giocare a destra. Ha sempre giocato lì o al massimo centrale. Entra Brecalo. Brecalo si fece doppietta l'anno scorso, non sarebbe male se facesse doppietta, restituisse in favore. Ma me ne basterebbe uno. Comunque per far contento Giacomo, qui ho una vignetta che dice Fiorentina vanno a Praga, Inter vanno a Istanbul, Roma vanno a Budapest. Ma dove va a processo? E vanno a processo, bellissima questa. Ma noi ci auguriamo, siamo convinti che non sarà così. Però la più bella. Anche per il bene del calcio. Te la dico dopo la più bella. Questa attenzione che c'è il Torino avanti, Gabriele. Milanciuk per Olaina sulla destra, cross all'interno dell'area di rigore, salta Kwame, pallone che sfila sul secondo palo, lo ricicla Ilic. E toccalo indietro per Buongiorno che può avanzare qualche metro, lo bracca Barak in pressione alta, no. Poi Ricci elude l'intervento di Duncan, no. Ancora Ilic sulla sinistra, va in verticale dove c'è Buongiorno che scappa via Mandragora, cross basso, Sanabria! Pareggiato il Torino, gol da attaccante vero di Sanabria che attacca il primo palo dal dischetto con il mancino, batte sul palo lungo, 12esimo gol in questa Serie A per Tony Sanabria, e Cerofolini si butta ma non può arrivare su questa stoccata da parte dell'ex attaccante del Genoa, Tony Sanabria, 65esimo, 1-1 tra Torino e Fiorentina. Giacomo, bellissimo gol di Sanabria, bravo, anche perché ci aveva il difensore proprio attaccato, il difensore era marcato, è stato anche un po' sfortunato in quel caso. Ha messo le gambe, il classico quando allunghi la gamba. Ecco, io speravo in questo fuorigioco. Non era fuorigioco questo? Invece non c'è. Che vedi, gli passa sotto a Igo, Igo c'è. No, gli passa sopra il piede, guarda. Mi Mandragora non mi è piaciuto tanto. Ma gli passa sopra il piede a Igo. Dai. No, stavo bravo, Sanabria, ha anticipato Igo, ragazzi. Vedi, gli passava sotto, però vista Igo. Perché Igo lì arriva, metti il piede. Delle volte ti va bene, delle volte ti va male. Perché la Fiorentina... Ma non era fuori gioco questo, no. La speranza era questo. No, ma si vedeva, quando l'ha fatto adesso ha fatto vedere che non era fuori gioco. Peccato. Cos'è? Oh, ma mi sa che cosa è andato in doppia cifra Sanabria? Sì, credo. Sì, era già andato con questo gol, mi pare. No. Era già andato. Dodicesimo? Era già andato. Sì. Dodicesimo gol per Sanabria. Ma quanti palloni? Devo meno tutti questi palloni. Ogni volta che fa un gol porta via un pallone. E anche lo di Sanabria, vedi, li tengono. Sono. Perché sono d'oro, no, sai cosa? Forse fanno, mi sa, per beneficenza, ma secondo me in realtà ho visto che c'è il logo Socios. Non credo li tengo. Che. No, secondo me li danno tipo. Beneficenza. Non so come definirli. Sì, all'asta e per beneficenza. Sì, li regalano magari ai tifosi. Bello sarebbe. Vabbè, insomma, però, bello, tutto bello. Però la Fiorentina sta vincendo, dominando. Peccato. Sta giocando bene. E ora Torino ritroverà, come dire, verve. Stava perché controllando. Era sulle gambe, Però non mi sembra talmente così il Torino da. No, cioè non è ha trovato il suo gol, non è che Balara in Baggio, capito? No, per vincere per forza, mi sembra un po' moscio anche il Toro. Sì, ha trovato poi dopo magari ha trovato questo gol, però
non mi sembra che abbia quella foga per andare a cercare il gol a tutti i costi, insomma. Non penso, via. Speriamo, così, speriamo di no. Ma prima Chito, poi dopo. Ecco, lui si frega sempre con gli inserimenti dei due centrali. Vabbè, d'attacco vicino a Sanabria. Loro fanno questo gioco. L'abbiamo sempre bene. L'abbiamo sempre ottenuti bene, però, fino ad ora. Sinceramente. Sì, noi siamo da sempre in difficoltà per questo. Anche nel primo tempo, quando è entrato. Come si chiama? Quello che... Carabò? No, quello che è uscito, Vlasic. Bella, Fiorentina Gabriele. Bravo Kwame, che stava eludendo solo con il controllo orientato e la difesa del Torino. Ottimo anche il lancio arrivato dalle retrovie, ma non è passato. E allora Vlasic prova a distendere in contropiede tutto il Torino. Cross all'interno dell'area di rigore basso col mancino per Buongiorno in proiezione offensiva. Cerofolini la inchioda lì fuori, come può, in due tempi. E quindi palla tra le mani della Fiorentina. Scambio di fair play tra Sanabria e Cerofolini, perché Sanabria aveva provato fino all'ultimo istante a togliergli il pallone. Madonna. Regolare invece posizione di Buongiorno sul suggerimento che poi ha portato al gol del pareggio di Tony Sanabria. L'hai visto però come fa a giocare alto lui, quello che voi chiamate braccetto, che non mapiti, che è, cioè il terzo. Sì, loro si allaga molto, loro lavora su questa espressione. Ma quello che fa quelli dell'Atalanta fanno così. Quello che fanno anche i due difensori centrali dell'Inter, i due braccetti dell'Inter. Sì, guarda Bastoni dove va a giocare tre volte. È Acerbi, eh. Sì. Bene, noi facciamo una pausa e torniamo tra poco. Interessa scoprire come poter risparmiare sui costi fissi ai quali non potete rinunciare? Davide Zaccaria di Creda Vitalia, energie del futuro, leader da oltre 25 anni nel risparmio energetico. Fateci venire direttamente nella vostra casa, nella vostra azienda, per dimostrarvi quanto risparmierete sui costi fissi. Creda Vitalia, energie del futuro. Carta e cartone. Vetro. Organico. Plastica, lattine e Tetra Pak. Fai la raccolta differenziata. Falla bene. Per te, per l'ambiente. Seitoscana.it. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro. Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Fede, pronta per una nuova sfida? Pronta! Dovrei chiudere gli scatoloni di un trasloco in 1 minuto 52 e 98. Come il mio record! Via! Vinci come me le sphide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dà energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus 50 più con Actiful e Menarini. Pronta per la prossima sfida? Eh? Non so. La vostra storia è anche la nostra e quella di tutti gli aspiranti chef. Per questo alla Coop ci sono i prezzi pop. Sulle grandi marche, grandi sconti su tanti prodotti a scelta, come i salumi Negroni scontati del 50%. La Coop sei tu. Eccoci qua ancora per seguire Torino-Fiorentina 1-1, determinate dalle due reti di Jovic e di Sanabria.
la Fiorentina sta operando un altro paio di cambi, esce Kwame, entra Ikoné e poi entra Bianco al posto di Mandragora. Quindi diciamo ruolo su ruolo, cambia la Fiorentina, una partita ancora aperta, siamo al 73esimo, una partita anche divertente perché alla fine è importante ma come dire, non importantissima, quindi le squadre se la stanno giocando. Possiamo dire però che al momento, pur non essendo come dire, la finale di Coppa dei Campioni, vittoria alla Fiorentina sta giocando un po' meglio del Torino? No, ci ho provato. Ma insomma non è che stiamo giocando entrambe una partita particolare. Pari giusto quindi per te? Sì, secondo me un pari giusto rispetto forse al primo tempo. La Fiorentina adesso è più in controllo magari della partita rispetto al primo tempo dove il Torino ha fatto vedere qualcosa in più. Cecchi? Sì, la partita, la Fiorentina va in controllo, però credo che complessivamente le due squadre si stiano equivalendo. Se vuole vado a vedere, che non ho visto, come la statistica vada. Racconta la partita. Sì, praticamente da quasi da ragione a me, nel senso che il dominio territoriale è 52-48 Fiorentina, ma l'indice di pericolosità 59 Torino, 56 noi. L'unico dato certo, il possesso palla, 58 Torino, 42 Fiorentina. E questo è un dato anomalo, perché Fiorentina raramente lascia il possesso palla, anche se ultimamente era già successo nella gara con l'Udinese, se non sbaglio, di lasciare il possesso palla, come se ci fosse una sorta di voglia di essere più verticali e meno orizzontali. Non lo facciamo sempre meglio però quando siamo verticali, io sono sempre della mia idea. Chiaramente non sono prove di finale con l'Inter perché giocano tutti i giocatori e non giocheranno con l'Inter, quindi è una partita che ha storia a sé, no? Sì, sicuramente, ci sono due. Davide, il tuo giudizio su Ikoné qual è? Perché anche Ikoné è un calciatore che divide molto, ci siamo io e Cecchi e poi tutta Firenze. Allora, secondo me Ikoné, modesto parere, non è per il gioco d'italiano. Cioè, Ikoné, ecco, starebbe bene dove? Una squadra come il Torino dove vai via in verticale in contropiede con il lancio lungo e deve avere gli spazi aperti. E invece lui durante la partita si trova sempre a ricevere palla da esterno, largo, con le spalle più verso la nostra porta che di là, lui invece è forte sulla corsa. Quindi lo cederesti te? Sì, anche perché d'esterni... Cioè chi sono io tifoso lo vendere con me, te lo dico. No, io difendo con me, però penso che lui, nel senso... Io lo difendo, nel senso secondo me non è un cattivo giocatore. È un contropiedista con me. Siccome è stanno parlando di Orsolini, secondo me Orsolini è meglio di... È più adatto al gioco probabilmente. Fa gol, eh? Sì, è più adatto a questo gioco qui, cioè, ma io la vedo come lui, nel senso che non è in una squadra però, vediamo un attimo il calcio d'angolo alla Fiorentina che va a battere Bianco, se non sbaglio. Brecalo, scusate. Sul punto di battuta al 76esimo minuto sale anche Barak Igor in area di rigore con Lucas Martinez quarta pronto a entrare all'ultimo istante. Arriva adesso il traversone, esce Milinkovic Savic e la fa sua, impresa alta, prova a ripartire veloce il Torino con Sanabria che si è abbassato per ricevere il pallone, poi Vlasic ha un po' di spazio sulla sinistra, Bianco lo abbatte letteralmente, credo che arriverà anche il provvedimento disciplinare, è così, cartellino giallo per Bianco appena entrato che ha letteralmente abbattuto Vlasic sul contropiede. Eccoci qua, allora sì, Orsolini è un nome che... Sì, anche se secondo me va... come dico sempre, Gonzalez secondo me deve giocare a destra perché va un po' a scontrarsi in certe situazioni, ora vediamo insomma. Poi tra l'altro ho letto questa cosa molto futuribile, che il Bologna venderebbe Orsolini per far tornare in Italia Bernardeschi. Ma e sai, Bologna ci sta bene, gioca in Canada, cambierebbe probabilmente, come aveva detto Bernardeschi, il campionato canadese è meglio del mondo, no, stava contestato, andando male. Stanno andando male. E faceva l'elogio, sembrava fosse andato nell'Olimpo. Insomma, le è andato nell'Olimpo, poi guardate, sul torrente di cose. Poi guardate la foto. Guardate la foto di quando vanno all'estero. Poi si intristiscono. Guardate la foto dei giocatori e guardate la foto del procuratore. Il procuratore ha questo sorriso sempre splendente. E il giocatore non è mai. E spesso è sempre lo stesso. Per lui, per Giovinco. Cioè, si riempiano d'oro, sì. Si convincano me, ma il giocatore se ne accorge. Sei come Bernardeschi, hai 28 anni e tu sei lì a giocare le marmotte con Davy Crockett, ma è che tu ti diverti, cioè, te hai 28 anni ancora,
Io voglio pensare di giocare il calcio, perché ti vedo giocare il calcio. Sei in un campionato nuovamente in attacco, eh. Sanabria 1 contro 1 con Igor, c'è Vlasic in area di rigore, mastica un po' il pallone, allora quarta glielo strappa, poi Olaina non è perfetto nel suggerire Mirancuk, palla in rimessa dal fondo, però l'azione è sempre la solita, palla da dietro che arriva con il lancio lungo dritto per dritto e gli attaccanti di turno trovano poi spazio. Giacomo. Eccoci qua. No, hai detto bene Stefano, è una questione solo di controcorrente e basta, hai detto bene. I procuratori sono contenti perché giustamente hanno fatto guadagnare e guadagnano, che il loro scopo è quello, però a livello professionale perdi molto, ti intristisci. Dai, così. Dopo fare 35 anni, ma te, no 28 anni. Sì, ma poi se te guardi, sia Insigne sia lui hanno fatto benissimo subito perché continua l'entusiasmo, però quando poi si rende conto di dove sono, cala per forza. Sì, Insigne andrà a giocare a Toronto l'anno in cui il Napoli vince lo scudetto. Detto, sei abbastanza. E se sei napoletano. Lui c'ha una tristezza, secondo io me. Io vorrei essere la testa di Insigne e dire che lui avrebbe fatto volentieri la panchina. Ma fatto guadagna 500.000 euro in meno e goditi lo scudetto, anche la riserva. Sì, ma però questo l'hanno anche spinto lo volevano, in uscita. L'hanno messa, l'hanno ma messo. Ma perché lui voleva un fracco sì, di soldi. Sì, ma poi l'hanno messo in uscita, dai, l'ha messo in sì, uscita. Ma per forza, perché lui voleva lo stipendio. Poi lo stipendio l'Italia non glielo garantiva, il Canada sì. Era fatto dei soldi, garantiti il doppio. No, perché lui pensava di essere invece il Maradona della situazione. Però invece io, ho sempre detto, su Insigne, devo dire la verità, mi faccio sempre la domanda delle grandi squadre chi lo prenderebbe. Bravissimo. Faccio un buon giocatore, ma non un fenomeno. No, ma un buonissimo giocatore perché ha fatto 19 gol. A noi ci ha fatto ammazzare un Coppa Italia. Cioè, a noi ci avrebbe fatto comodo, probabilmente. Nuovi cambi nel Torino, eh? E se tornasse Insigne? Fuori Sanabria, dentro Pellegri. Insigne per chi? A dove? Per da noi? No, sì. A zero euro. Ma non vi, a parte zero euro, non credo che tu, ora, non è che a Toronto c'hanno l'anella in naso. No, infatti, hanno qualità. Io avevo qualità, eh. Ma lascia essere. Quando vanno anche i campionati, sono belli e persi. Sì, infatti, Cristiano Ronaldo è più sentito. Cristiano Ronaldo, sì, ho visto che c'è un... Cioè, che anche lui, insomma... Però... Andava a giocare in Arabia. Il Torino però mi pare che nell'ultima frazione si stia facendo più pericoloso e la provi a vincere. Andiamo da Gabriele Calderon. Gabriele. Con la Fiorentina che adesso ha recuperato il pallone, Iconè pronto a partire in contropiede, bella la finta a eludere l'intervento di Brecalo, Jovic nel traffico cerca un varco, lo trova superando Vlasic, si appoggia all'indietro però il numero 7 della Fiorentina da Lorenzo Venuti che ricostruisce una manovra con Barak. Adesso Igor, praticamente tutto il Torino, escluso Pellegri, nella propria metà campo, avanza a Tecic sulla fascia sinistra, un po' di spazio per il classe 99 serbo, tra le linee c'è anche Bianco, servito invece Jovic, Barak, vediamo se tira fuori un coniglio dal cilindro, Barak serve in verticale Terzic, posizione regolare, arriva il cross in area di rigore, ancora Milinkovic Savic che in presa alta dai suoi 2 metri riesce a svettare sulla vetta della montagna. Giacomo. Eccoci qua, sta giocando molto bene sto portiere, è migliorato molto. Sì. Che poi 2 anni fa facevi titolare, poi l'anno scorso... Giusto? Sì. Se mi sbaglio, ho maggiorato e quest'anno la Beriscia, faccia giocare un po' Beriscia. Che vuol dire che anche una persona è migliorato seria, tanto. Si allena seriamente. Anche l'anno scorso si posta Beriscia, parte riserve e poi gli ho preso. Sì, sì, però se tu ti ricordi. Si alternava con Beriscia. L'anno prima aveva fatto bene, almeno io ero contento vedendolo così. E l'avevano fatto fuori, però ha dimostrato serietà probabilmente. Lui ha questa stazza enorme, anche che altro che c'ha il pigiama, non si può quasi vedere. 2 metri. Ma è alto, cioè. Quasi 2 metri. Veramente brutto. Però non è un portiere impeccabile, io. No, non è impeccabile, ma è un buon portiere. Vabbè, la Fiorentina continua a difendersi e a provare a ripartire in contropiede. È una Fiorentina un po' diversa quella che vediamo, e adesso attacca sulla sinistra, Gabriele. Brecalo 1 contro 1 con il difensore. Brecalo prova come già verso il centro, aspetta forse un attimo di troppo. Addirittura Mirancuk a portargli via la sfera. Si propone Olaina sulla stessa verticale. Mirancuk invece va per vie centrali cercando Pellegri. Solito tracciante. Stavolta la difesa della Fiorentina è riuscita a sporcare il pallone, ma non è finita perché Ilic ha servito nuovamente Mirancuk. Tocco d'esterno. Pellegri è in evidente fuorigioco e si disinteressa del pallone. Ceruffolini può comodamente farlo suo. 8 minuti più recupero al termine del
delle ostilità al Grande Olimpico di Torino tra Torino e Fiorentina, ferme sull'1-1. Giacomo. Io sarei per rimettere il libero, perché queste palle mi ammazzano, cioè veramente. Anche ora l'ha fermata Igor. C'è rischiato, se non sbaglio. Ora abbiamo rischiato. Però Igor ha fatto bene, stava bravo. Stava bravo, sì, sì. Ci è arrivato la punta, ma bravo. Ci è arrivato, se passa, ciao. Ciao. Ma non l'abbiamo. Perché si deve sempre sta così, che perché se devo sempre appatito. Perché, per come la vedo io, questa squadra, ed è già così, se te vuoi avere quella forza in più avanti, e tu devi giocare alto. Perché se giochi basso, ti allunghi la squadra e non c'hai quella forza tale per cui spesso mette alle corde gli avversari. Beh, ma io muoio. Allora. Anch'io, però, e morì anche io, Iachini, diciamo, mi diventi più indietro, non arrivavo a porta, arrivavo, e l'ho coperta, come tu la tiri. Sì, d'altra parte. E lo so, anch'io sono della tua idea, avendo visto un calcio diverso, ma non è più quello, cioè il calcio è corto, e come tu lo sposti... Come sposti le pedine? Diciamo, io non sono un tecnico, però vedendo il calcio, vedo le squadre, giocano tutte compatte. Come ce l'hai descritto. Ed è matematico, se tu porti la squadra avanti, indietro, a meno che tu l'allunghi, ma mi dicono gli esperti che allungando la squadra si fa disastri. Allora, sì. Allora diciamo, compriamo un difensore veloce che possa, come dire... Sì. Ecco, quello magari sì, quello magari sì. Quello ci può mancare, anche se quarto dovrebbe essere uno lento, dico la verità. Ma neanche Igor è lentissimo, no? No, però insomma ci metto un po' di più a entrare in moto, no? Diciamo. Quarta dovrebbe essere l'ideale. Però probabilmente il difensore è quello più rapido. Ormai ho fatto outing, mi intendo di calcio. Non esagerare, si potrebbe però immaginare un meccanismo per cui a un certo punto, no? Qualcuno retrocede e evitiamo di farci infilare. Io te lo dico sola, quanto sarà stato forte Viercud e già un Di Bartolomei accanto? Molto, anche un Calviati. Perché prima doveva rimediare a tutto. Ma l'anno prima di Bartolomeo chi giocava accanto? Non me lo ricordo, no? Chi giocava accanto? Ah, con Calviati sì, però tra lui, cioè lui è un missile. Lui è Bolt in confronto a Di Bartolomei. Sì. Pensa Di Bartolomei è una cosa. Quindi Di Bartolomei. Cioè, sì, quando Kubik. Di Bartolomeo faceva il libero praticamente. Stava. Quando Kubik. No, stava lì, sì. Tanto c'era quell'altro Correa. Quindi quando Kubik vedeva Bartolomeo diceva, madonna, era. Poca volta passargli sopra, sì, sì. Tra l'altro Kubik gioca una partita a terzino sinistro a Madrid. Quando la Fiorentina vinse, perse a Madrid, non trattate a Madrid, sì. Giorgi lo schierò a terzino sinistro, fece un partitone. Tecnicamente era un buon giocatore. Esce Barak, sorride. Ma non era un terzino sinistro Kubik. No, era un centrocampista. Esce Barak. Mette Ranieri, si mette a 5. Ed entra Ranieri. Si mette a 5. L'ha fatta anche a Milano. Questa non lo era tanto, non lo faceva più. Questa è vero, era Milano o l'Inter lo fece. Lo fa, secondo me, per dare... Sì, a Milano, mi ricordo chi, con l'Inter o con il Milan. Lo fa per dare minuti a Ranieri, che secondo me giocherà. No, gioca lui, giocano tutti, se non te già. No, giocano tutti, no. Già, in 15 giorni. Non si prestano anche, sì, anche a Federico. Allora, alla fine ti do la formazione e poi mercoledì va bene, si verifica. Va vedremo. Bene. Chi è questo qui, Sauro? Questo Sauro. È Jovic. Sauro, chi è questo? Allora, Vittoria, sta chi partita. 1-1 lo firmiamo, finiamo la veloce, si fa le pagelle e si va a casa. Se andiamo a casa, aperitivo e poi aspettiamo la Coppa Italia. No, adesso rimane aperta, però un 1-1 risultato corretto per entrambi. Sì, diciamo 1-1 è molto sarebbe importante per la Fiorentina più che per il Torino, no? Perché questo per il Torino, in questo mini torneo per l'ottavo posto, è un po' un match point. Sì, se vince ci butta fuori definitivamente. E invece col pareggio rimaniamo in corsa noi. Esatto, anche perché ricordiamolo, la Fiorentina, lasciamo stare le due finali Coppa, se parliamo di campionato, dovrà giocare le ultime due gare contro la Roma sabato e la Roma tre o quattro giorni dopo c'è la finale Coppa UEFA, quindi fa giocare bambini o a Bologna e l'ultima a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e anche lì diciamo la partita, se la Fiorentina dovesse vincere, insomma si trova davanti una squadra che per noi è un po' una bestia nera, soprattutto con Berardi, ma che ormai può chiedere poco al campionato visto che ha perso ieri contro il Monza. Quindi delle tre che la Fiorentina va a giocare, questa, no, voi giornalisti c'è chi vi divertite dalle stelline, era quella con più stelline di sicuro. Però è anche vero, è a Sassuolo le tre giorni prima della finale di Conference. Sì, però bisogna vedere, se ho vinto la Coppa Italia, a Sassuolo si va a mangiare bollito. Se non ho vinto, magari è una partita che magari devo gestire, dare, via. Cioè, se hai vinto la Coppa Italia, Sassuolo non gioca neanche questo, gioca la primavera, gioca, secondo me. Sì, esatto. Intanto però la Fiorentina prova ancora ad attaccare sulle fasce. E come si mette la Fiorentina contro questo 3-5-2? Allora, no, sto facendo giocare Brehalo mezzala, ma giocherà quarta Igor in mezzo e quarta. No, secondo me sta giocando un 5-2-3.
Sì, ce lo spiegate perché. Tieni Cunè, Jovic e Brehalo, gioca a 5. C'è chi dice un 3-4-3, però per me è un 5-2, in mezzo Bianco e Duncan. Sì, è un 3-4-3, dai. Sì, che tutti ti 4-3, ma poi un neppo appunto. Sì, bene, intanto la Fiorentina con attacco, Gabriele. Brecalo per Icone, uno contro uno del francese che prova a convergere verso il centro del campo, alla fine costretto a servire Igor, tra le linee si propone anche Terzic che è salito dalla linea di difesa, poi Duncan vicino Martinez quarta, servito l'argentino, si allarga Venuti, ecco il capitano della Fiorentina con Venuti che aspetta il movimento di Icone e poi non se la sente di verticalizzare, torna indietro da quarta e poi da Duncan, adesso arriva la verticalizzazione da parte di Duncan con Jovic che si stoppa il pallone, lo controlla e lo porta poi a Venuti, nuovamente Jovic, azione infinita della Fiorentina, Duncan al limite dell'area si libera dell'avversario, calcia in porta Gigi Lomura. Era un buon tiro quello di Duncan, senz'altro per potenza. Torino non riesce a ripartire, allora possibilità per la Fiorentina con Venuti che ha recuperato la sfera. Duncan scucchiaia in area di rigore per Jovic, buongiorno, con la testa riesce ad anticipare tutto e tutti. GG, tocco di tacco da parte di Miranchuk, fallo di mano di Ranieri, calcio di punizione per il Torino. Un minuto e mezzo, poi sarà recupero. Giacomo. No, il Torino. Davide. No, sono meravigliato di Torino, non credevo fosse una partita in questa maniera. Te l'aspettavi più arrembante? Sì. Secondo me non, sì, ci crede neanche, non ci crede neanche il Torino. Ma insomma, sì, parliamo perché neanche sono ancora in attacco, io... Sì, vabbè. Ma non ci crede neanche però lui a... Porino e Torino, eh? Sì, è stata una partita dove giustamente... Juric è un po' imbufalito, infatti, a me la sì, chiamano. Ha provato. Di età, uno come Juric vede una partita così diventa della matto, sua squadra. Diventa matto. Totto un dorme tutta la notte. Diventa, sì, sì. C'ha gli incubi. Diventa matto. Ha provato, anche Pellegrini a me. Pellegrini è l'uomo più fuori gioco del mondo. Pellegrini, tra l'altro, caso. Pellegrini è sempre fuori gioco. Pellegrini fu una scommessa. Beh, Pellegrini. Esatto, fece doppietta a 15 anni e mezzo in Serie A. Sì. Fece una partita all'Olimpio contro la Roma. Però in Monaco. 15 anni e mezzo, diciamo. Lo comprò in Monaco. No, ma è ancora del Monaco, eh? Sì, No, credo la No. Fino all'anno scorso ci hanno vestito di Torino. Dove sei il Torino quest'anno? Sicuro? Cioè, no, sicuro no, ma mi sembrava... Perché andò al Milan, vi ricordate? In prestito, sì, è il Milan che fece la scommessa anche in Milan. E no, il Torino l'ha acquistato a poco, credo. Perché mi sembra un il giocatore. Babbo di Pellegrini non è dello staff del Torino. Ecco, lui è l'accompagnatore. Secondo me lui è un giocatore che... Senza me, ma stavo fortunato. Lui è un buon giocatore, però è che sì, però stavo fortunato perché lui si è trovato a 16 anni e diventa subito uomo mercato. Cioè, essere preso da una squadra importante come Monaco, per essere chiari. Beh, sì. Poi probabilmente è ancora qui senza... Ci sono un sacco di giocatori a 16 anni, sembrano da scuffette a lui, a altri, sembrano chissà che cosa. E poi invece... Però scuffette, giustamente. Scuffette. Cioè, non è stato molto... intelligente perché ti vuole l'Atletico Madrid e la mamma la dice devi studiare ora io piglio il professore la scuola prendo la scuola Udine e la porto lì a Madrid, professori li pago io perché la carriera è finita lì di scuffetti ma se era bravo ma la carriera è finita lì perché il Como se ti ricordi bene l'Udinese lo punì perché l'Udinese prendeva dei soldi, prendeva 10 milioni di euro, lo mise fuori per far giocare l'altro, non mi ricordo chi era. Meret. Ma c'era un altro prima di me. Musso. C'era Musso? No, un altro Musso ancora venne prima. Dopo. C'era un altro prima. Carneschi. Un nome di genere. Il greco. Fece giocare lui. Scuffetta, intanto Torino non tiene la partita, finito. La Fiorentina è in possesso di palla gli ultimi due minuti. Carnesis, Gabriele, prendiamoli con te, Gabriele. Duncan sulla sinistra non riesce a tenere vivo il possesso, sarà rimessa comunque per la Fiorentina che avrà a disposizione altri due minuti e qualche spicciolo per cercare di vincere questa partita. Terzic ha la sfera in mano, adesso la serve sui piedi di Jovic, bravo Terzic a recuperarla ancora, tocco per Duncan in area di rigore, conclusione! E lì che rischio per il Torino con... il numero 19 Olaina che si era letteralmente addormentato, un po' di proteste per questo calcio d'angolo con Icone che si lamenta e mentre Milinkovic-Savic lo riposiziona all'interno della propria area piccola
per il rinvio dal fondo. Bravo Terzic comunque a sgabbiare, a trovare lo spazio giusto e a mettere al centro questa sfera dove Duncan poi ha messo nuovamente al centro. Una ammonizione per la panchina della Fiorentina che ha protestato su questa su questo calcio d'angolo. È il vice allenatore di Vincenzo Italiano, Niccolini, ad aver preso l'ammonizione per proteste. Adesso il rilancio da parte di Milinkovic e Savic con un minuto e mezzo al termine della contesa. E ci prova il Torino, pallone in avanti, uno dei palloni della preghiera. E con il colpo di testa da parte di Ricci lascia sfilare Ranieri, preda facile per il buon Michele Cerofolini che abbranca in presa il pallone e a terra. Adesso si rialza per poi riposizionarlo sul terreno di gioco e far giocare la sua squadra. Vediamo la Fiorentina se si accontenta del pareggio, prova l'ultimo assalto. Lancio lungo di Cerofolini alla ricerca di Jovic che si muove, la prende lui di testa. Poi colpo di tacco elegante di Brecalo, Iconé in area di rigore, costretto a uscire da Buongiorno che lo tallona a vista. Poi Iconé perde il pallone, contropiede del Torino con Olaina che può scorribandare. Ranieri lo controlla, poi Pellegri, duello tutto fisico con Igor. Bravo Igor a tenere il numero 11, ex Genoa, Pellegri, rimessa laterale per i Granata, 30 secondi al termine della sfida, rimesso in gioco, Gigi dialoga con Olaina, ancora il difensore del Torino, Ricci nel cerchio del centrocampo, meglio nei pressi, Gigi ancora tallonato da Brecalo, si gioca sulla fascia destra offensiva del Torino, la sinistra della Fiorentina che si sta difendendo e vuole portare a casa almeno un punto quest'oggi dal Grande Olimpico di Torino. Lancio lungo dove non c'è nessuno e allora Michele Cerofolini può prendersi tutto il tempo necessario, magari anche un sorso d'acqua per rimettere in gioco la sfera. Cerofolini adesso lo posizionerà sul terreno di gioco, scoccato adesso il 94esimo, ma si gioca ancora forse 30 secondi, motivo della sostituzione arrivata nei minuti di recupero. Adesso il lancio lungo da parte di Michele Cerofolini con Jovic che si impegna da saltare alto, Ricci ci mette una pezza, poi Terzic, pallone ancora in volo, colpo di testa di Venuti, altro colpo di testa a liberare, poi Martinez quarta a cercare Iconé, Ilic la fa sua e la spara via, Igor la tiene, forse ultimo assalto del Torino con Pellegri che ispira la manovra, Miranchuk cerca spazio per il passaggio laterale che arriva adesso dove c'è Lazaro. Ancora Torino con Buongiorno, Iconé a prestare, sta per scoccare il 95esimo, ma ancora non è terminata la contesa. Lancio lungo di Milinkovic Savic per Olaina, Ilic può raccogliere, lo tallona Ranieri che gioca praticamente in marcatura sull'otto. Pellegri, avanza ancora Pellegri, Ranieri in scivolata, pulitissimo sul pallone, poi Ranieri dice anche di alzarsi con la gesticolazione molto vistosa, calcio di punizione in favore della Fiorentina comandata da il signor Massimo Di Termini. Ha ragione Ranieri, ha preso pulito il pallone con lo sgrassatore Chanteclair, proprio pulitissimo. E adesso forse spazio per qualche istante ancora in più di gioco, ma direi che è a sipario, è finita. Al Grande Olimpico di Torino sorride Luka Jovic che si abbraccia con Juric, 1-1 tra Torino e Fiorentina che si spartiscono la posta in palio. Un gol per entrambi gli attaccanti, Luka Jovic dalla panchina da una parte e Tony Sanabria dall'altra. Eccoci qua, allora la Fiorentina porta a casa un punto importante perché intanto diciamo Fiorentina era la Fiorentina B che giocava contro il Torino e giocava la partita della vita. La Fiorentina pareggia con merito, torna al gol Jovic, queste sono le note positive per quanto riguarda questa piccola... Cosa ridi, Galbiano? No, niente, ce lo so. No, vabbè. Una cosa fra me e lui, non si parlava di te, solo vorrei di te si parlava. Dicevo che questa corsa vittoria a questo mini scudetto l'ottavo posto, adesso c'è in fuga il Monza che ha due punti di vantaggio su Fiorentina. C'è anche Bologna, Sì. Allora mi interrompi mentre sto dicendo una cosa, in vantaggio c'è il Monza e ha due punti di vantaggio su Bologna, Fiorentina e Torino, quindi le prossime due partite saranno decisive. Non bisogna fare sei punti, senza se per avere un barlume di speranza se fa. Esatto, anche perché gli sconti diretti ci penalizzano, perché noi si è fatto ovo pure, giusto, è vero, Monza si è fatto male, il Torino si è fatto male e con Bologna pure, quindi siamo in mezzo alla strada. Secondo me con la Roma non pensiamo che sia facile, no, perché tanto non bisogna fare punti, anche se gioca con i bambini quello perde non può perdere, sì, il prossimo fa se punti, insomma si vede che a Firenze l'anno scorso alla vicina della finale conference Roma, sì, è vero, è vero,
non vorrà perdere, però insomma la Roma tra l'altro ha l'organico ridotto all'osso, la partita della vita tre giorni dopo, in campionato se vince o se perde lì rimane, poi per carità può succedere di tutto, però insomma. No, ricordati che loro rischiano, se non vanno, se non vincono la Coppa, non rischiano neanche di andare in Coppa, sì, dei Campioni. Sì, però lui se la gioca uguale a quella. Perciò, sai, lui punta tutto lì. Lo so, sì, però... sì, io capisco tutti i ragionamenti, però in questo momento credo che la festa dei giocatori sia a mercoledì, come normale sia, poi calcoli, da giovedì farai calcoli. Sì, ma tanto complimenti a questa squadra, ecco la complimenti festa mercoledì, a una squadra, complimenti perché la Fiorentina 2, perché questa è la Fiorentina 2, ha tenuto testa a un Torino che aveva più motivazioni della Fiorentina per le cose che dicevate. Perché non la Fiorentina che l'ha potuta preparare tutta la settimana. E poi il Torino ha questo e basta. Il Torino c'ha questo, c'ha altro. Tu avevi la testa già a Roma mercoledì come normale fosse, sì, eppure hai fatto una partita di contenimento, anzi a volte hai rischiato più te di vincerla. Abbiamo preso gol in un momento in cui sembrava esatto, che hai rischiato non siamo di vincerla, così, eh? Sì, che loro di vincerla. Quindi cosa vuoi fare? Gli fai gli applausi, capisci il momento. Era normale giocare così. Comunque si torna al discorso prima dell'allenatore Juric sta facendo molto bene, perché con questo Torino qui, che è sicuramente inferiore come rosa alla Fiorentina, ha gli stessi punti quasi della Fiorentina. Sì, noi siamo perciò, però gli impegni di il lavoro che ha fatto Juric è un ottimo lavoro, ragazzi, me. Sì, un buon lavoro, ma secondo me non c'è paragone fra italiano e Juric. Ma se Juric a fine anno arriva undicesimo, senza coppe, con cioè, Monza ha fatto fargli un monumento, fatto un lavoro ha fatto il suo, no, normale, dire. Esatto. Non si è fatto 20 partite in più. Ma che si scherza? Io capisco, ma noi la rosa, cioè la dimostrazione la nostra rosa, cioè, rosa forte, va bene. La rosa fra la nostra e quella del Torino c'è sì, una. Sì, però l'abbiamo una, anche impegnato un molto di più come ma rosa. C'è paragone, ma io vorrei fare se l'Udinese vince, va un punto dal Torino, il Torino c'ha stessi punti del Bologna col Monza. Sì, ma lasciamo stare. Ma poi di Torino posto non ce ne importa nulla, ma lasciamo stare la Fiorentina. Io sono un tifoso di Torino con questa rosa. Non so, se arrivo undicesimo alla fine del campionato, avendo giocato contro la Fiorentina in Coppa Italia in quelle condizioni per cui avrei potuto io salire sul treno della Coppa Italia, gli dico brava Juric, no, io vi voglio bene, ma ragazzi, se no veramente, anche perché Torino, cioè, non c'è paragone, c'è la rosa, ma Torino c'ha Schurz in difesa, ha un buon difensore, Vlasic mi avete detto è buono, Sanabria ha fatto 12 gol, Miranchuk mi sembra un gran calciatore, Ricci è un bel centrocampista, Iric è un bel centrocampista, non è che c'ha, cioè, voglio dire, scarso no, è. Se no, è questo peggio di noi, è peggio di noi, sì, però ha anche fatto 20 partite in meno, certo, italiano ha fatto strameglio di no, tu lo sai, io sono Motta e Bologna, io scelgo sempre di essere più Motta obiettivo Bologna possibile. Se no, voglio dire, Palladino in Monza, cioè sono tutti bravi allenatori. Sì, sì. Ma italiano a portarti in due finali ha fatto una cosa da applausi. Da no, applausi no, senza davvero. Discussione. Anzi, ora facciamo una cosa, facciamo una pausa e torniamo tra poco. Nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa e fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Non so. La vostra storia è anche la nostra e quella di tutti gli aspiranti chef. Per questo alla Coop ci sono i prezzi pop. Sulle grandi marche, grandi sconti su tanti prodotti a scelta, come i salumi Negroni scontati del 50%. La Coop sei tu. Fede, pronta a mettere la pettorina a quattro cani in tempi record? Prontissima. Via. Cobra, vieni. Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dà energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus 50 più con Actiful e Menarini. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Eccoci qua per commentare rapidamente questa vittoria della magari per questo pareggio della Fiorentina a Torino 1-1 determinato da un bel gol di Jovic e da una rete altrettanto bella di Sanabria. La Fiorentina è scesa in campo con 10 giocatori diversi rispetto alla partita di Basilea, ha ben impressionato soprattutto in alcuni elementi. Jovic che chiaramente ha fatto gol, Mandragora, Venuti, insomma, Kwame. Allora, io direi di partire subito dalle pagelle dei nostri due tecnici, perché poi, archiviata la parentesi del campionato, dobbiamo pensare alla partita della finale di mercoledì. Allora, 6 a Cerofolini da parte di tutti e due, 6 e mezzo di Galbiati, fattori 6 più, 6 più di fattori anche a quarta, 6 invece di Galbiati, 6 a Igor di tutti e due, 6 e mezzo a Terzic, 6 più, se vedo bene, di fattori. Diciamo che fattori... Sono molto uguali. Sì, su per giù sono uguali, dai. Io sono d'accordo con Galbiati su Venuti, anche perché anche diciamo per motivi di tagli morale, vabbè. Però ha fatto una bella partita. Anche su Terzi sono d'accordo con Giacomo. Allora dillo prima, eravamo d'accordo tutti e due. Sì, aveva da un 6 più, se più si avvicina a 6 sempre pronto ad attaccarmi, quando mi dai ragione mi dai ragione. Povero Roberto. Si vuole l'attacco. Povero Roberto. Vittoria, riportaci te sulla strada della serietà. Te cosa dici? Io sono d'accordo con Roby, anche se poi per mezzo siamo lì, dai. 0,25 in più. Oggi 2-0. Intanto hanno inquadrato Sanabria, c'è un tatuaggio dal polso alla spalla tutto nero. Ma perché non si fa un tatuaggio così? Metti ma un no, guanto. No, è l'ha coperto degli altri, quelli che ogni quella era prima, ho capito. Secondo me sì. Allora, andiamo avanti. Che ci fanno vedere il Torino? Non vince da 6 partite in casa. Bene. Mi sta bene. Avanti, allora, Galbiati veramente la Democrazia Cristiana, 3 6 più ai centrocampisti, mentre Fattori da 6 e mezzo, 6 più a Barak. Qui diciamo una... Perché io ho dato 6 più perché hanno fatto tutti il compitino con qualcosina, ma però non è che hanno Mandragora fatto... Mandragora ha fatto una bellezza sull'occasione di Godijovic, cioè andava via a 2, ha fatto una apertura, secondo me Mandragora, pareva Antognoni. Io gli ho dato 6 e mezzo a Danca perché secondo me ha lavorato molto bene a livello tattico, non perché si... E a Mandragora gli ho dato perché secondo me è stato oggi quello che ha illuminato un po' di più nel mese del campo. Io grandi fari non ho visti, cioè ho visto... Come? No, 6-6 più, 6-6. Ha fatto dei cambi campo, ha fatto benino, ma cioè, vabbè. Ha fatto una buona gara secondo me. Vittoria. Però vabbè, siamo lì, dai. Siamo tutti d'accordo su questo. Dategli a Roberto, dategli. No, aspetta, la vittoria ha qualche insufficienza. No, nessuna insufficienza, sono d'accordo con i nostri tecnici.
Davide, te che dici? Non è possibile che abbiamo voti differenti. E sono voti da compiti, come si chiama? Da compiti. Sì, che dai. Non valga nulla alla scuola. Da compiti. Li fanno fare. D'altra parte hanno fatto i loro compiti. Sì. Niente di... Allora, vediamo un po' l'attacco. Forse sull'attacco vi sarete sbizzarriti, spero. Andiamo avanti. Molto. 5,5 a Sottil, fattori da 6. 6 a Saponara, 6,5 a Quame. Quindi sono gli stessi voti. Galbiati un po' più severo con Sottil, ma pesa il fatto che Galbiati... Che Galbiati... ha un range più ristretto, comunque in che senso, però Sottil no, gli ha dato un'insufficienza, però però nel primo tempo è stato, allora io a Saponaro davo 6 perché 5 e mezzo nel primo tempo Saponaro si è mai visto, era forse peggio Saponaro di Sottil. Sottil è stato crescendo, Sottil è stato però elevato Sottil. Però 6 ha provato a fare due o tre cose, è stato l'unico nel primo tempo a fare qualcosa, a anche se tu sai io Sottil a me Sottil non mi piace neanche, quindi a me. Magari do mezzo voto o meno a prescindere, ho avuto a litigare tutto però, dall'inizio dell'anno, cioè queste partite però Sottil hai la maglia titolare o giocatela o fai sì, vedere, ma lui arriva lì di più un va dai su va, oramai va. Si è capito penso, non va. È passato un anno. Vittoria? Sì, Sottil all'inizio della partita ha fatto vedere qualcosa, qualche sì, cross, dopo... poi dopo è stato... Sì, ma di più tempo c'era, si è fatto tutti male, di più tempo, poi l'ha sostituito. Normale, via, io direi. Davide, sei d'accordo? Sì. Ora qui vi voglio, perché ora c'è cambi. Bene? Prego, regia. Jovic 6,5 di Galbiati, 7 di Fattori. Brecalo 5,5, tutti e due. Iconè 6 di Galbiati, 5,5 di Fattori. Senza voto a Bianco e Ranieri, 6. Di Fattori a Bianco invece a Ranieri, quindi Fattori esprime voti per tutti e cinque, Galbiati si astiene su Bianco e Ranieri, esprime lo stesso giudizio su Brecalo, premia un po' di più Iconè e un pochino di meno Jovic. Cecchi, a me Jovic è piaciuto per il gol, nel senso che sembra po', io ho dato 6,5 per il gol, sì. Io ho 7 per il gol, però c'è un seguito. Mi è piaciuto per il gol, ma l'ho visto poco del resto. Nel senso che... Dopo c'è stata la reazione di Torino e sì, non lo siamo stati... è vero stati... che il centravanti lo racconti poi per l'episodio, se... E l'avete visto la piazzata? Da centravanti vero, eh? La piazzata... Ha fatto un gol vero, Un gol vero... Visto senso... se criticavo tanto altre volte, ora gli devo... Allora via, sono anch'io, sono con Fattori, dai, devo 7 anch'io perché... Grazie. Secondo me... Ranieri avrebbe meritato sicuramente più del senza voto perché entrava in partita e si è visto. È vero. Secondo me non ha giocato da 6, ha giocato da 6,5 che ha fatto belle cose. Ha fatto poco tempo, però. Però quelle due uscite di uno sicuro. Sì, però titolare, mercoledì sarà titolare a Roma. No. Vedrai, sarà titolare a Roma. Ecco. No, c'è nel senso. Dopo si dice la formazione. Sì, Vittoria, te che dici di questi cambi? Di... Jovic ha segnato, quindi io sono d'accordo con il voto di Sauro. E poi le altre ora non li vedo più. 3, 6, 5 e mezzo. Sì, esatto. Sì. Brecalo non benissimo. Iconè anche non è che abbia fatto chissà che cosa. E poi sono d'accordo con il 6 a Ranieri perché si è fatto vedere. Ma anche a Bianchio, Bellino oggi è entrato lì, una partita non facile. Si è fatta morire subito. Ragazzi, sì, anche... Davide, te che dici su Jovic? Fai contento il tuo figliolo? No, poi io, allora, tuo non è stadio. Mia ora che no, non ho visto, però non è mia che contesto Jovic, no, certo. Cioè nel senso, anzi, quando fa gol ha fatto un bel gol, secondo me anche Quame gli ha messo una signora palla e niente, siamo contenti, si merita il 7, quando fa gol, se c'entra avanti, ti sei preso per fare gol. Il ruolo è quello, cioè, se no dopo, capito? Bene, allora direi che possiamo archiviare questa partita di Torino. Domenica, sabato, la Fiorentina affronterà la Roma al Franchi per una partita che potrebbe essere importante per questa piccola corsa, ma mercoledì c'è una partita diciamo un pochino più importante perché invece la Fiorentina va a Roma non per giocare contro la Roma ma contro l'Inter per questa finale di Coppa Italia che Firenze aspettava da 9 anni e per questa vittoria invece Firenze aspetta da 22 anni. Sulla carta è David contro Golia, sono quelle imprese titaniche che piacciono a noi perché dicevamo che la rosa dell'Inter è non paragonabile alla rosa della Fiorentina, basti pensare che mercoledì, a meno che non si faccia male, cosa non può succedere in due giorni, o gioca Lukaku o gioca Dzeko, quindi uno dei due va in panchina. Brozovic che, o Cialanoglu. Si è fatto male Mkhitaryan. Si è fatto male Mkhitaryan. Quindi i tre centrocampisti saranno quelli, Brozovic, Cialanoglu e Barella.
C'è questo Lautaro Martinez che è un'ira di Dio, questo Onana che è un portiere formidabile, questi esterni sulle fasce. Questo difensore impenetrabile. Che si fa? C'è domanda, ma che andate a fare voi in 25.000 a Roma? Perché ormai è chiaro vince l'Inter, no? Così, no. Giusto per mangiare una cacio e pepe. No, ti ripeto, allora noi si va a Roma perché essere 25.000 a Roma, dentro a quello stadio dove il tifo si sente bene, dove di solito noi a Firenze, nonostante tutti ci dicano bene, ma siamo penalizzati perché non essendo coperto lo stadio. E niente, si va, andrà a fare questa coreografia che i ragazzi dell'1926 hanno pensato. No, chiaramente non si dice nulla della coreografia. No, non so nemmeno nulla, giustamente. Cioè, sono loro che gozano, di sicuro sarà bella. Di sicuro. Di sicuro. E ci stanno già lavorando, poi so che mercoledì anche dei nostri già dalle 9 saranno là davanti allo stadio per entrare dentro e iniziarla a preparare. Perché, una bella fantasia anche per fare queste coreografie, non è semplice. Sì, no. C'è da dire che noi possiamo attingere ai musei della nostra, ai monumenti della nostra città, altri certo, non lo spera poco. Cioè, mettono il serpente che c'hanno a Milano, il biscione, questa roba. Milano, c'è cioè Cernusco. Il Castello Sforzesco, che c'ha? Che c'ha la Cernusco? Il Bruco. Il Domo l'ho fatto Pirulino. No, bruttino il Domo, gotico non ci piace a noi. Però sono anch'io dell'idea che la Fiorentina è sfavorita, ma forse è meglio. Meglio. Perché se si perde. Poi tanto, Inzaghi le vince tutte, no? Le finali. Tanto, le vince tutte. Se si perde, noi domani ci siamo sempre. Perché si sa cosa vuol dire perdere e non ne perdiamo per strada nessuno. Ma se dovessimo vincere, e ripeto, le grandi imprese sono quelle che nascono da sfavoriti. Cosa ti ricordi te? Ti ricordi Davide contro Golia? Perché uno era una bestia come Milinkovic Savic, l'altro era uno più piccolino. Fattori? No, non guardavo Fattori, guardavo l'altro, alza la fionda e butta giù Golia. E te lo ricordi ancora? Quando Pantani, tanti anni fa sul Mortirolo, si gira e c'ha Indurain dietro. Indurain era imbattibile a quei tempi. La loggia diceva, sta fermo, sta lì, non t'alzare sui pedali. Pantani si alza sui pedali e va a vincere e diventa Pantani. Quindi io mi aspetto mercoledì di perdere, ma se come Pantani, se come David dovesse succedere il contrario, la mia felicità interna lorda fa uno spread con il resto del mondo che davvero poi ce lo ricorderemo per sempre. Se non si dovesse vincere mercoledì, vuol dire fare gli ultimi 15 giorni veramente di testa sciolti e secondo me ti avvantaggerebbe anche per la conference, per la finale, perché la faresti con serenità. Però non si perde, va bene? Noi, non si perde. Naturale, Simone Inzaghi ne perde una. Simone Inzaghi non perde mai una finale. Beh, io penso sia importante giocarsela. Giacomo, fagli rispondere al figliolo in chat, dai. Che sentiamo che dice tuo figliolo, vai. Pronto? Digli che noi siamo fan di Jovic. Allora, ti stanno sentendo perché volevano capire come sei contento dopo il gol di Jovic. Grande Jovic. Bene, salutacelo e forza Jovic. Ti salutano tutti. Bene, allora noi intanto proseguiamo la nostra trasmissione. Vittoria, tu che sensazione hai per la partita di mercoledì? Contrastanti. Però questa Fiorentina secondo me ha talmente tanta fame, non vorrei dire nulla, che in una partita secca non ti dico che è 50-50, ma 40-60 tranquillamente. Certo. Sì. No, perché l'Inter arriva in uno stato di forma incredibile. Appunto. Veramente. 100-0. Non si può. No, diciamo c'è la fortuna è questa, è che l'Inter è un po' la Fiorentina dei ricchi. Cioè, loro arrivano a finale Coppa Italia da strafavoriti, no? Fossi in Milan. Ma l'Inter ci ha abituato a delle cose clamorose, va bene, vinto lo scudetto, l'hanno perso la Lazio, c'erano il gemellaggio, una cosa può succedere questo. Sapete qual è la cosa forse confortante che io leggo nelle scene di questa partita? Magari la leggo male io, smentitemi. La Fiorentina dentro la testa c'è. La Fiorentina 2 va a Torino con la voglia, cioè tu vedi una squadra che dice io ho ancora energia, ho ancora voglia, io non mi sono ancora fermato. E siccome l'appuntamento di mercoledì è di quelli quale tiri fuori tutto ciò che hai, nella bisaccia di oggi, nel serbatoio di oggi, hai visto che ossigeno c'è ancora. Quindi siamo alla Fiorentina 2. No, nel senso che l'ossigeno c'è dell'ambiente viola, la Fiorentina 1 dovrebbe essere più forte. Casomai, quale sarà la Fiorentina 1?
Allora, poi dobbiamo provare a fare la formazione? Dire, prima di dire la formazione te la dico, tanto io ho la mia idea. Però per dire, te pensa all'Inter se perde la finale e dice mi vuoi rifare con il Manchester City. Noi insomma, con questa messa qualche speranza in più. Ho capito, quello, ma cioè, io pensa, sono dell'idea. Pensa che sì. Psicologicamente, io sono dell'idea, no. È mercoledì, psicologicamente. Quando fischia, è l'arbitro mercoledì, si sa. Quando l'arbitro fischia... Noi non penseremo al West Ham siamo e loro non penseranno. Siamo 0-0. La speranza è che ci pensino da qui a mercoledì. Ecco, cioè, la speranza è che loro da qui a mercoledì pensino già al Manchester, ma la vedo dura. Manchester, cioè, tra l'altro, matematicamente campione d'Inghilterra, perché l'Arsenal sta vincendo anche ora. Ha perso, quindi. Però siete d'accordo, poi tu già il calcio, quando fisca l'arbitro, no, e non pensi ai mercoledì dopo. Poi... Allora, in questa stagione Fiorentina-Inter ovviamente si sono già incontrate due volte in campionato. La gara d'andata, a mio avviso, è una gara bugiarda, perché l'Inter vinse 4-3, la Fiorentina l'aveva ripresa, però per un certo periodo l'Inter aveva stradominato la Fiorentina. Che stai guardando? La classifica? No, no, Torino, si faceva conto che il Torino, anche se vinceva oggi, non poteva mai andare in... Perché? Perché c'è Spezia e domenica perde, e poi c'è l'Inter in casa. Vabbè, tra Spezia andare. Potrebbe vincere, l'Inter l'ultima di campionato... Spezia perde. Allora, è così. Penso anche io perda Spezia. Bene, allora, dicevo... Allora siamo a posto, andiamo avanti. Bene, allora, dicevo, la Fiorentina ha incontrato l'Inter due volte in campionato. La gara d'andata, io ero allo stadio, diciamo che fino a che Inzaghi non ci ha messo del suo negativo, la Fiorentina era messa malissimo. Poi levò Lautaro, era meglio in campo, la Fiorentina l'ha ripresa, tra l'altro... Vabbè, sbagliò anche quel gol Lukaku. Con la magia di Jovic, pazzesca, poi ci fu quel gol viziato, secondo me da un fallo, secondo Calviati no, ma insomma, 3-3. Venuti in Italia. No, no, quella che il fallo su Milenkovic, 93, sì, sì, sì. Però diciamo, la seconda partita è quella di Milano, dove la Fiorentina ha vinto 1-0, è una partita poteva finire 5-5, dove se ne sono date di santa ragione, si è sbagliato di qua, si è sbagliato là. Quindi è una partita davvero da 50-50. Però era un buon momento per noi, è stato. Esatto. L'Inter stava peggio. L'Inter stava peggio. Peggio di adesso. Questa sarà una partita completamente diversa. Allora, vogliamo farla, siccome c'è 10 minuti, vogliamo cominciare dalla formazione? Sì, io allora in porta gioca sicuramente Terracciano. A destra gioca Dodò tutta la vita, a sinistra Miraghi tutta la vita. Milenkovic c'è. Per il tutti. Problema è che la decisione è quarta Ranieri, secondo me. Per me gioca Ranieri. Per me gioca quarta. Io spero gioca quarta. Per me quarta. Io spero gioca quarta. Anche per esperienza. Insomma. Allora siete tutti per quarta. Ho il terrore gioca Ranieri, perché quarta l'ha fatta tutta, l'ha fatta. Sì, però se la cambia poco. Anche Igor. Non Igor aveva giocato. Secondo me Igor è quello che parte più svantaggiato come percentuale. Io dovessi darei 20 Igor e 40-40 Ranieri. Allora, io partirei da questo indizio, che è la formazione di Basilea. La formazione che, come dire, per italiano era la formazione per andare a vincere. Ok? Allora, lui ha messo quella formazione lì. Ha messo Igor e dopo ha levato, perché ti ha fatto più danni Carlo in Francia, ha messo Ranieri. E ha messo Ranieri. Quindi per me gioca Ranieri. Destro, sinistro. Poi, destro. Poi a centrocampo lui è partito con Amrabat, Castroville e Bonaventura. E per me sono questi tre. E io li farei un cambio. Sì, ma non è che no, chi fare già io, perché per me sarebbe Jovic. Per me gioca giocano tre. Oggi io credo che invece non giochi Ranieri, perché secondo me soffrirà. Siamo già a centrocampo. La forza. Ragazzi. No. La forza di Lautaro, di no, di Lautaro, più che altro di Dzeko e di eventualmente di Luca. Ma Dzeko eventualmente lo capo da Milenkovic e quell'altro da Ranieri. Se ci va di là? E si scambieranno. Oh. Ranieri, Lautaro, Martinez, ragazzi. No, vabbè, è dura. Se è lì, non è Ranieri, difficile che giochi. O se è lì, Ranieri. Vabbè, allora ragazzi, se arriva alla fine, allora diciamo, al di là di tutto, per me gioca Ranieri, per voi gioca quarta, per te chi gioca Galbiati? Io sono deciso fra quarta e Igor. Vabbè, però Ranieri dici, no. Tu ce lo dici giovedì. Per te no. Chi gioca? Dai, 50-50. Gioca quarta. Quarta. Quindi diciamo, però, è quasi un plebiscito per esperienza, quando si parla di Bonaventura. Questo no? Centrocampo che vi ho detto io. Amrabat, Castrovedi, Bonaventura. 100%. Io per dire, io lo farei gioco. No, ma se, io ti dico, secondo me chi fa... Secondo perché te? Io ho un'indecisione. Te lo posso dire come penso? Castrovedi. Questo 4-2-3-1 potrebbe giocare anche a sinistra, perché ditemi voi, gioca Gonzalez e poi ci arriva lì, ora ci arriva. Ma perché gioca Castrovilli secondo me? Perché Castrovilli la sua partita migliore l'ha fatta a Milano contro l'Inter, giocando accanto a Rabat. Sì. E fece un partito, vedete quante volte era lui che conteneva Lukaku. Poi bisogna sapere, fece ragazzi, un partito, come sta Rabat? Arrabate se sta mezzo e mezzo gioca lo stesso. Sì.
Secondo me se stanno mezzo e mezzo sono Rabat, Castrovilli e Bonaventura. Sì, sì, io anche perché oggi nessuno dei tre è entrato. No, però, no, no, ragazzi, io vi sto chiedendo. Io ti dico che questi tre giocano, ma io faccio una posizione diversa. Allora, io i miei tre sono Amarabat, Mandragora, ragazzi, però, e Bonaventura. Fattori. E poi dopo andiamo avanti. Allora, andiamo avanti, perché ora che nella finale Coppa Italia, italiano, azzardo, un esperimento. Esperimento? No, lui si è giocato Mandragora al posto di Castrovilli. No, 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 Castrovilli gioca a sinistra. Perché Castrovilli ci ha giocato una vita. Cioè, ma voi, sì, Castrovilli veniva fuori da lì. Ma sì, ha giocato a Cremona. Perché ma ora sono tre anni già più lì. Sì, ma Davide, perché non ha... Ma io lo dico, sai quale motivo? Perché secondo me, giocato a quella maniera, Gonzalez... Ma è un'idea tua, Sauro, ma te, se no, dicendo, un'idea che farei da allenatore. Ma non la farà mai lui. Io bene, gli faccio giocare lì. Il fattore sarebbe così. Secondo noi italiano no, va bene? Perfetto. Oh, bene. Ma io non ti sto dicendo mi giocheresti te, però io giocherei quel libero, va bene, giocherei a uomo sui due giocatori e giocherei in contropiede. Quindi, allora, secondo sai me... contestazione. Esatto. Sì, ditemi tre davanti, dai. Davanti? Allora, aspetta, sentiamo intanto cosa ci dicono. Sì. Era difficile. Cioè, no, arrivano le parole di Vincenzo Italiano. Oggi questa squadra ha dimostrato di avere grande spirito, siamo tornati dopo la grande fatica di venerdì, eravamo stanchi, me in primis e poi i ragazzi. Continuiamo però a fare prestazioni come oggi contro squadre che mettono tutti in difficoltà, vuol dire che stiamo bene fisicamente e arriviamo alla finale con la giusta fiducia ed entusiasmo. Gli è stato poi chiesto come si gestisce quest'ultimo mese denso di impegni, la fase più complicata ma la più bella, abbiamo avuto momenti di difficoltà ma ne siamo venuti fuori alla grande, stiamo gestendo tutto nel migliore dei modi, stanno arrivando anche i risultati, abbiamo due finali, cercheremo di mettere in difficoltà gli avversari per ottenere il massimo, lo faremo con tutte le nostre forze. Ha parlato anche dell'Inter, non ci nascondiamo, l'Inter ha qualcosa in più, ma non solo di noi, è tra le più forti in Serie A, in campionato gli abbiamo dato fastidio, in una partita secca sarà tutta un'altra storia, a livello di strategia, pazienza, attenzione e cercheremo di prepararla bene, vogliamo ottenere il massimo. Qual è il prossimo gradino da fare? Ripenso a tutti gli anni passati e credo di aver lavorato sempre con amore e passione, stiamo lavorando bene, questo cammino si concluderà a Roma e Praga, mi auguro di gioire ancora, poi vedremo cosa accadrà. Va bene, quindi Italiano già parla del suo futuro, ma non ce ne importa nulla, torniamo. Ho fatto un pareggio sui tre attaccanti, i tre davanti. Allora Gonzalez è sicuro e Cabral uguale. E Cabral, se sta bene, se sta bene Cabral, uguale. Se no io. L'alternativa è chi giocherà a sinistra. Per me gioca Onè. Anche per me gioca Onè. Per me Castrovilli. Per me gioca Onè. Potrebbe essere un mostro da... Sai, se si collega o vince qualcosa. Si è predetto. E dal 28 d'agosto si deve collegare. Allora, io ti giuro, se gioca Castrovilli, io vengo lì, veramente ti incrono. Cosa vuoi, una cena? Perché sarebbe una cosa. No, non voglio la cena. No, cremamente una cosa, vuol dire che ti ascolta. È una logica. Per, ma non l'ha mai fatto giocare, cioè c'ha 7 stelle. Non l'ha mai fatto giocare, ma a quei livelli lì non l'ha mai fatto giocare. Ma di che si parla? Capiamo, ma scusami, secondo me gioca Onè. Benissimo. Te qual è il tuo tridente? Il tridente mentale italiano? Secondo me Ihonoe. Secondo me gioca Brecalo. Però mi aspetterei anche che stravolga. Ve l'ho messo un pochino, Va bene, no, quindi però no, diciamo perché ha una logica, la formazione. Ma io non discuto una logica, discuto di una maggiorata così. Vittoria, ma che tridente pensi mettere italiano? Nico, ragazzi, ma lui Cabrale, ci sta dicendo che a Cremona giocava così. Ragazzi, allora voi vi avete fatto giocatori, noi si è fatto giornalisti, vi si sta dicendo che se questo allenatore in 100 partite non l'ha fatto e non lo fa nella finale più importante della vita sua, l'avete capito o no? Poi, se voi l'aveste fatto fare, perfetto, benissimo. Jovic, io l'avrei fatto già a terzino sinistro. Ma secondo voi, italiano, alla finale Coppa Italia, stravolge quello che ha fatto per 120 partite? Ma stravolge cosa? È questo il problema. È uno stravolgimento per come te tu vedi, ma non è uno stravolgimento. No. Perché Castrovilli... A Cremona non giocava così, cioè non può fare. Allora, quando ha giocato a Cremona, ha sempre fatto l'esterno a Cremona. Allora scusatemi, Castrovilli ha fatto l'esterno a Cremona, sette anni fa giocava esterno a Cremona. Allora lo potrebbe fare, ma noi non si sta dicendo secondo voi come potrebbe giocare meglio Castrovilli, si sta dicendo fra due giorni come lo fa a giocare. Sì, ma io parlo di alternative, però. Le alternative sono Ihonè. L'alternativa a lei? Bravo. Le alternative sono quelle, È Saponara. Ihonè Brera e Saponara. Saponara ha giocato oggi, io lo farà giocare. Qua me? A sinistra? Può far giocare qua me? No, non gioca con due mancini. No, secondo me poi sbaglierò. Secondo me gioca a Brecalo. Secondo me gioca Ihonè. Che poi lo dai.
poi c'è anche un rispetto per l'avversario, c'è tante cose, è una finale, è una partita, sì, del campionato. Ascoltami Saulo, se mette, se mette Castrovilli esterno alto, vuol dire è ufficiale che lui in questo momento è a Torino, non può giocare i migliori, però quelli più forti. Avrà detto a qualcuno: guarda Toscana TV e dimmi che dice Fattori, perché sennò non c'è verso. Scusa, ma ci posso credere, sono d'accordo con te, però ti dico, come l'altra volta si è detto, fa giocare quelli più in forma. Beh, se dovesse fare già quelli più in forma, la formazione è questa. Va bene, no, giusto. Guarda, se fa già quelli più in guarda, forma, io non vedo l'ora adesso a mercoledì. Ma fa, io è una mia idea. Perché no, se mercoledì c'è Castrovilli, noi ci sarà la trasmissione fatta. Comunque vada, perché noi si mette qui Fattori. No, no, ma non lo farà mai probabilmente. No, però, e se lo fa, sarebbe una cosa. Ma noi si dice cavolosa perché l'ha fatta. No, non lo farà mai, ma. Anche perché, prossima cosa, le fosse venuto in mente, no? Questa cosa qui. Magari oggi a Torino mezz'ora l'avrebbe provata. Ma perché? Ma che c'è da provare? Avete questa idea di provare? Va bene. Ce l'ha italiano. Ce l'ha. Ma questo è italiano. Sì, può darsi, t'ha ragione. Io ho fiducia in italiano in questo senso. Bene, allora. Tu sarai a Roma chiaramente mercoledì, sì, con 25.000 e tuo figliolo tutti, va bene, mi raccomando. No, il mio figliolo gli tocca lavorare. Ecco. Ha già fissato per Praga. Beh, ok. Dio buono ragazzi, forte, Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Te Cecchi non sarai mercoledì con noi perché sarai a Roma, ci tradisci. Quindi qualora si dovesse perdere, sappiamo anche a chi dà la colpa perché salta lo studio. Salta lo studio. No, non puoi far così. No, questo è scorretto. È stato vincente fino ad ora. Eravamo noi a Praga, eravamo noi a Basilea. Questo è scorretto. Eravamo noi, si sono vinte con Braga, con tutti, ma va bene, non ti preoccupare. Va bene lo stesso. Questa è la scorrettezza cattiva. Questo è per ricordarti che però ricordi che anche Vittorio ha i setti. Esatto. Qui metteremo come... Potremmo mettere Castrovilli. Ci metterei a sinistra di Cecchi. Benissimo. Allora, siamo arrivati al termine. Grazie per averci seguito. Grazie a Vittorio Orlando. Grazie a voi. A Stefano Cecchi. Buonasera a tutti. Grazie a Saro Fattori e Roberto Calviati. Grazie Davide Ceccantini. Grazie soprattutto grazie a tutti i tifosi e rappresenti, che insomma ricordiamo la Fiorentina quando fa le imprese le fa anche perché è trascinata a questo pubblico, no? Perché tante volte ci dimentichiamo di dirlo. Grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento è per mercoledì quando ci troveremo a seguire questa partita segnata, perché l'Inter è più forte, non c'è nulla da fare e noi comunque ci godremo. Continua a dire così, poi te la tiri, stai sì, attento. Sì, va bene Calbiati, te non ti preoccupare. Calbiati tra l'altro ha giocato nell'Inter, ricordiamoci al Cresciuti, no, in quei posti terribili. Tanto lo sai come si fa, continua a dire così. Sei squadre lui, lo vediamo. Sì, no, ora te che tu dici allora già non montare. No, perché io... Allora già un 4, già un 27. Io però in Serie A, ora...